Tempo di cambiare, episodio 7. Ciao e benvenuto a Tempo di Cambiare. Questo è il podcast per nutrire la consapevolezza di quello che accade intorno a noi e dentro di noi. Ehi, ciao da Italo. Benvenuto al podcast, il settimo episodio di Tempo di Cambiare. www.tempodicambiare.it è l'indirizzo dove sono archiviati tutti gli episodi di Tempo di Cambiare, quelli precedenti, questo qui e quelli futuri. Riguardavo un attimino la breve storia di questi 7 episodi, ormai quasi 2 mesi, e dei commenti, migliaia di commenti che ci sono sulle pagine del nostro blog, ed è per me una fonte di gioia e anche di soddisfazione vedere quante persone mi ringraziano e quanti amici ascoltatori dicono di stare ricavando un valore da questi episodi, come questo sta arricchendo la loro vita, sta arricchendo il loro punto di vista e così via. E allora dicevo così, ma proprio quasi scherzando, a Francesca, mia moglie, la mia compagna di una vita, dicevo: ma com'è tutte queste persone così soddisfatte di questo podcast? È perché solo io non riesco ancora a essere veramente soddisfatto di questo podcast. Perché così la mia sensazione è un po' questa. E allora, candidamente e con la saggezza tipicamente femminile, mia moglie risponde: beh, certo che non sei soddisfatto, perché tu vuoi scoprire la verità. Sei fissato che devi scoprire la verità e non ti accontenti di niente di meno di scoprire la verità. E questa probabilmente non è l'era della verità, è il periodo della confusione ed è il periodo della disinformazione e così via. Ora, come dire, omaggio a mia moglie. Quanti punti saggezza si possono accumulare con una sola frase? Io non lo so, ma sicuramente lei ne ha accumulati tanti e sicuramente ha mostrato molta più saggezza di me. Perché in effetti sì, la mia mente è una specie di parzialità nei riguardi del capire, del cercare di capire e di scoprire, che d'altra parte questo intero podcast è dedicato a questa missione, no? Tutti sappiamo, tutti sentiamo a un certo livello dentro di noi che, aperte virgolette, sta per succedere qualcosa, chiuse le virgolette. Ma che cosa sta per succedere esattamente? E come possiamo prepararci al meglio a quello che sta per succedere? E come possiamo dare il nostro contributo per migliorare la situazione presente e non semplicemente subire il cambiamento come se noi non c'entrassimo nulla? E qui, francamente, se io ho una specie di parzialità fra il capire e l'agire, è sicuramente in favore del capire, ma non, attenzione, non perché io non sono una persona d'azione, anzi, basta guardare la mia ultima carriera di imprenditore online, è quello che ho costruito da zero, iniziando da solo, in soli 4 anni, per capire che sono e come una persona d'azione. Però, da una parte, dall'altra parte anche devo dire che mi è difficile agire senza prima capire con completezza. E questa, diciamo, è anche una parziale risposta a chi mi scrive: perché non creiamo un movimento, perché non facciamo questo, perché non facciamo quest'altro e così via. Beh, signore e signori, un movimento, anzitutto scopo del movimento dovrebbe essere quello di prescrivere una cura, no? Però prima deve capire per cosa stiamo prescrivendo una cura, poi bisogna fare una diagnosi corretta e solo allora si può prescrivere la cura. E questo è un po' il lavoro di indagine, quindi di scoperta, che stiamo facendo insieme. E ripeto, non potrò mai smettere di ringraziare tutti gli ascoltatori, tutti i lettori, quelli che contribuiscono di più sulle pagine del blog, quelli che contribuiscono di meno, quelli che leggono tutti i commenti, quelli che li scrivono, per il modo in cui realmente stiamo creando insieme questo podcast. La maggior parte delle fonti di studio, per esempio, ormai le prendo più dalle pagine dei commenti che non d'altrove. La maggior parte dei video, per esempio i video YouTube che ho suggerito e continuo a suggerire con questi episodi, vengono da voi, sono stati segnalati e suggeriti da voi. È veramente un lavoro collettivo che stiamo facendo insieme.
Ma torniamo un attimo al discorso sulla verità e al desiderio di scoprire la verità o al tentativo di scoprire la verità. A questo proposito ho parecchie cose da dirvi in questo episodio, no? E credo che queste cose sarebbero molto più chiare da capire se parlassimo prima di cos'è la verità. Esatto, lo so che non è poco, lo so che è un grande problema filosofico cos'è la verità. Ma poiché questo argomento è strettamente collegato con la saggezza, no? Nel senso che la verità e il distinguere il vero dal falso sono due aspetti molto importanti di quella che chiamiamo saggezza. E poiché la saggezza, con la S maiuscola, è uno di quei valori fondamentali di cui volevo ancora parlarti, no? Negli episodi 4 e 5 ti ho parlato rispettivamente di responsabilità e virtù. Ti raccomando di riascoltare gli episodi 4 e 5 se non l'hai ancora fatto, in cui parliamo di responsabilità e virtù come due importanti valori fondanti. E in quell'occasione avevo detto ci sono almeno altri due valori importanti per cui sono pronto a buttarvi nelle fiamme, talmente tanto li considero importanti. E così nell'episodio successivo, il 6, ho parlato dell'amore. Alcuni mi hanno chiesto: ma perché parli di amore che dovrebbe essere il più importante di tutti dopo aver parlato degli altri, dopo la responsabilità e dopo la virtù? Perché secondo me in un certo senso viene dopo non come importanza. Perché come importanza viene sicuramente prima, viene dopo se lo immaginiamo in una sorta di sentiero di sviluppo personale e di sviluppo spirituale graduale. Prima dobbiamo coltivare la responsabilità e veramente assorbire nel midollo delle nostre ossa quanto noi siamo responsabili e creatori della nostra condizione, della nostra felicità, della nostra sofferenza e in ultima analisi della nostra vita e della nostra mente e della nostra realtà. Numero uno è la responsabilità. Solo quando hai capito questo sei pronto per lavorare sulla tua virtù e coltivare la virtù, che è importantissima. E virtù, come l'ho spiegata nell'episodio 5, è anche la chiave d'accesso alla tua felicità. Se hai virtù, sarai felice. Se non hai virtù, non sarai soddisfatto e non sarai felice, non importa quanto successo mondano, fra virgolette, tu possa avere in questo mondo. Quindi è soltanto quando hai coltivato la responsabilità e la virtù in questo senso, è allora che sei pronto per realmente capire e mettere in pratica l'amore. E prima non sei pronto. Prima non sei pronto per comprendere che l'amore, per esempio, è nel tuo migliore interesse. La tua stessa felicità dipende dall'amore. La tua stessa felicità dipende dal desiderare la felicità degli altri. Quindi è un percorso graduale. Quindi così adesso ho spiegato perché ho parlato prima di responsabilità, non a caso, poi di virtù, non a caso, poi di amore, numero 3, non a caso, e infine il quarto, anche questo dipende dai precedenti. Secondo me se te lo dicessi subito non sarebbe altrettanto efficace. Il quarto di questi quattro, che per me sono i più importanti di tutti, è la saggezza. La saggezza ha a che fare con la conoscenza della verità. E siccome questo è uno degli argomenti di cui ci occuperemo oggi, la conoscenza o scoperta della verità, allora, col tuo permesso, io anticipo all'inizio di questo episodio l'angolo dei valori, se così lo vogliamo chiamare, e parliamo subito di saggezza. Così, parliamo della saggezza e dicevo poco fa che la saggezza ha a che fare con la verità. In un episodio precedente dicevo esiste un solo tipo di saggezza e quella sarebbe il non attaccamento alle idee. Questo è molto collegato a ciò che crediamo sia la verità. Se crediamo che la verità coincida con le nostre idee, se pensiamo che la verità è ciò che penso io, non solo siamo molto fuori strada, ma la nostra saggezza è ancora a livelli molto 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 iniziali e c'è ancora un grande lavoro da fare per svilupparla. Torniamo a parlare della verità. Esistono due tipi di verità e questo è importantissimo capirlo. Una verità relativa e una verità assoluta. Ciò che è relativo vuol dire che è dipendente da qualcos'altro. La verità relativa dipende dal tempo, dallo spazio, soprattutto dalla percezione soggettiva. Questo vale per tutto, per esempio vale per le idee religiose, le
Le idee religiose dipendono dalle epoche, dipendono dai luoghi e dipendono anche sempre comunque dalla percezione soggettiva. Domanda a due persone che, non so, ti dicono io credo in Dio. Allora tu domanda a quelle due persone cosa è per te Dio e non troverai due sole persone al mondo che ti danno la stessa definizione di Dio. Quindi anche questo, anche le credenze, anche la fede, anche le convinzioni, soprattutto queste dipendono dalla percezione soggettiva. Le idee nel campo della morale dipendono dai luoghi, tempi. Le idee nel campo della politica dipendono dai luoghi, dai tempi, dalla percezione soggettiva. A volte anche nella stessa persona, anche nella stessa vita, uno, che ne so, in certa fase della propria vita è di sinistra e in certa fase della propria vita è di destra, soprattutto se consideriamo il tema dominante delle idee politiche di destra e di sinistra mi rendo conto sono definizioni un po' superate, però possiamo dire che sinistra è a favore della ridistribuzione della ricchezza e invece dall'altra parte opposta ci sta la libera iniziativa, l'importanza della libera iniziativa. E quindi magari uno nella stessa vita prima fa il lavoratore dipendente e ha delle idee di sinistra e vota di sinistra perché gli conviene più la distribuzione della ricchezza, e poi nella stessa vita si sgancia dal lavoro dipendente, diventa imprenditore e cambia completamente idee, va nella direzione opposta, dove è tutto a favore della libera, iniziativa e considera molto penalizzante la redistribuzione della ricchezza. E io conosco tante persone così che nella stessa vita hanno seguito questo percorso in un senso o nel senso opposto. Ed ecco perché queste definizioni destra e sinistra sono totalmente inaffidabili, sono totalmente soggettive e non rappresenteranno mai un criterio oggettivo per migliorare la nostra condizione di esseri umani in questo mondo. Ok, questo è per le idee, ma anche per la vita quotidiana, no? La nostra esperienza è determinata. Quelle che noi consideriamo le cose importanti sono in realtà relative, dipendono dalla nostra percezione individuale. Per esempio, in quanto tipo di persone abbiamo più bisogno di sicurezza? Siamo le persone che si affezionano al lavoro, siamo le persone che si affezionano al paese in cui siamo nati e non si muovono più, perché abbiamo bisogno di sicurezza, perché vogliamo stare vicino ai nostri amici, ai nostri parenti e così via, no? Oppure siamo le persone che abbiamo più un impulso di libertà e cambiamo lavoro, preferiamo il lavoro improprio a quello dipendente e così via. Perché non è che uno dei due è migliore degli altri, ma semplicemente condiziona molto profondamente tutta la nostra vita. Ci sono pro e contro in entrambi. Se hai più bisogno di sicurezza, avrai meno libertà e forse avrai anche meno soddisfazione nella tua vita. Ma anche se sei dominato dall'impulso di libertà, da un certo momento in poi, dalla sete di libertà, dalla sete di novità, dalla sete di cambiamenti, non sarai mai soddisfatto, perché sarai sempre in cerca del prossimo cambiamento e della prossima novità. E così ecco come il nostro modo di pensare determina tutta la nostra esperienza, e questo naturalmente vale anche per la realtà, per quella che noi chiamiamo realtà con la R maiuscola. Non c'è nulla che non sia relativo, cioè dipendente da circostanze. Guardi un arcobaleno, ma noi sappiamo che l'arcobaleno non esiste in quanto tale, dipende dal cielo, dipende dalla quantità di umidità, dalle goccioline sospese di umidità nell'atmosfera, dall'angolo in cui guardi e dall'angolo di rifrazione dei raggi del sole. Se togli tutte queste sottoparti, non esiste più una cosa chiamata arcobaleno di per sé stessa esistente. Bene, questo ragionamento dell'arcobaleno si applica a tutta la realtà, tutta la realtà. C'è un insieme di parti, cause e condizioni e poi c'è la nostra percezione soggettiva. Tutto è relativo. Poi noi vogliamo vedere la verità, vogliamo vedere la totalità, vogliamo farci un'idea dello stato delle cose, ma noi siamo parti di quella totalità che vogliamo comprendere e in quanto parti in causa non possiamo vedere la totalità proprio perché ne facciamo parte. In più, quella che chiamiamo realtà sorge continuamente in dipendenza dalle nostre percezioni soggettive. Il Buddha domandava ai suoi studenti, in una foresta si scatena un temporale, cade un fulmine e abbatte un albero, una quercia enorme di dimensioni colossali. In questa foresta, se non ci sono esseri viventi, l'albero cadendo produrrà un rumore? Questa è la domanda. Pensaci bene. Pensaci bene prima di rispondere, no? Perché la risposta corretta è: cos'è il rumore?
Il rumore sorge nell'interazione fra certe vibrazioni e l'orecchio di un essere vivente, e la facoltà sensoriale uditiva posseduta da un essere vivente. Senza di questo non c'è rumore. Quindi, come vede, l'interdipendenza è totale. La realtà, così come ci appare, è priva di esistenza vera dalla sua propria parte. Nel senso che, se togliamo di mezzo la percezione soggettiva, non rimane nulla che sia assolutamente e realmente esistente dalla sua propria parte. Scusa, sto cercando di spiegarlo in modo più semplice possibile, per me è molto importante capire questo. Non voglio scendere sul filosofico, voglio sempre mostrarti come questo sia pratico. Fra l'altro, ti ho appena detto che nulla. Se io ho appena detto che nulla è reale in assoluto, no? Allora, quale sarebbe la realtà assoluta di cui ti ho parlato? Ti ho detto che esistono due tipi di realtà, una realtà relativa, che è quella che sperimentiamo, e poi una realtà assoluta. Qual è la realtà assoluta? La realtà assoluta è proprio questa, cioè la mancanza di sostanza vera di tutta quella che noi chiamiamo realtà. Questa è l'unica verità, cioè affermazione, che non potrà mai essere sconfessata. È il fatto che tutta quella che noi chiamiamo realtà manca in realtà di una propria esistenza indipendente. Nota bene, quando dico che manca di un'esistenza indipendente o manca di sostanzialità la realtà, non sto dicendo che è inesistente. Affermare nulla esista, o nulla esiste, o affermare le cose non esistono o la realtà non esiste, sarebbe totalmente non saggio, tanto quanto affermare che la realtà è reale così come ci appare. Sono entrambe forme di superstizione. La prima superstizione la chiamiamo, come la potremmo chiamare, eternalismo, quando uno crede che le cose esistano in eterno dalla propria parte e abbiano una specie di sostanza indistruttibile. L'altra forma di superstizione la chiamiamo nichilismo. L'eternalismo è errato, perché quando tu dici che le cose esistono in sé per sé, intrinsecamente, stai dimenticando l'interdipendenza. Sta dimenticando il fatto che le cose non esistono in sé per sé, ma dipendono da cause, condizioni, parti e dalla tua percezione soggettiva e così via. Allo stesso modo anche il nichilismo è errato, perché stai dimenticando la stessa cosa. Stai dimenticando che non si può affermare che le cose non esistono, perché in dipendenza da cause, condizioni e tanti altri fattori, parti e così via, sorgono dei fenomeni che noi poi apprendiamo. In pratica, tornando alle due verità, la verità relativa è quella dell'interdipendenza di tutte le cose. La verità assoluta è la mancanza di una vera sostanza reale o esistenza indipendente. Come facciamo a dimostrare che questa realtà assoluta, fra virgolette, esiste e non è una speculazione filosofica? Secondo molti, la scienza contemporanea, spiega la verità assoluta. E questa viene spiegata nel ruolo che il vuoto avrebbe, per esempio, nella meccanica quantistica, dove in realtà il vuoto non è vuoto, ma è la sorgente di tutte le potenzialità, ed è vuoto al tempo stesso. Secondo altri, questa verità assoluta si può anche stabilire fermamente con la logica e col ragionamento. Personalmente, quello che a me affascinato sempre, più di ogni altra cosa, è il fatto che questa verità assoluta si può stabilire non col ragionamento, ma con l'esperienza diretta. Cioè io posso fare un'esperienza personale in prima persona. Questo è un cardine di tutte le vie spirituali, specialmente quelle orientali, chiamiamole così, le religioni basate sull'esperienza. Ci sono delle religioni basate sulla fede, no? Io devo credere in questo, questo e quest'altro, e così via. Queste sono le religioni basate sulla fede. Sono soprattutto le tre grandi religioni monoteistiche medio orientali. Poi ci sono le religioni basate sull'esperienza diretta. La questione non è il credere, la questione è fare esperienza in prima persona. Secondo questi insegnamenti spirituali basati sull'esperienza, si può fare esperienza diretta di questa verità assoluta. E c'è chi la chiama Satori, c'è chi la chiama liberazione, chi la chiama illuminazione, santità, il nirvana, si chiama il grande sigillo o Mahamudra, si chiama la grande perfezione o Dzogchen in tibetano, i cinesi la chiamano Tao nel taoismo, si può chiamare saggezza primordiale, qualcuno la chiama realizzazione non duale, qualcuno la chiama non mente o grande spontaneità naturale. Quello che hanno in comune
In realtà è sempre la stessa cosa. Prende tanti modi diversi, ma fondamentalmente non è una teoria, è un'esperienza diretta che chiunque può realizzare, anche casualmente. Vada bene, sarebbe errato pensare che per avere questa grande esperienza, che trascende l'intelletto, bisogna necessariamente sedersi a meditare per anni e anni e anni. A volte capita che accade quasi casualmente. Si risveglia un ricordo, si risveglia un'emozione, si risveglia una sensazione e tu stai passeggiando per strada guardando le vetrine e improvvisamente percepisci personalmente questa, verità assoluta, questa mancanza di punti di riferimento dentro di te e fuori di te. Può accadere casualmente, è un momento di risveglio, improvvisamente tutto ha senso, improvvisamente inizi a capire le cose così come sono, senza complicarle col pensiero discorsivo. È una realtà oltre il pensiero discorsivo, oltre il parlare a noi stessi. Può accadere casualmente, può accadere dopo un breve addestramento nella pratica di meditazione, nella maggior parte dei casi accade dopo un lungo addestramento. Nella pratica di meditazione, o può accadere in un solo istante con un incontro da mente a mente con un maestro che ha questa esperienza e quindi in un certo senso te la trasmette semplicemente restando presente. In quanto esperienza, comunque, ha sempre un impatto di trasformazione profondo sulla tua vita quando ti è dato di farla questa esperienza e per la prima volta percepisci il mondo così com'è, è come se ti fossi levato un cappuccio dalla testa e improvvisamente non vedi il mondo attraverso i tuoi pensieri, attraverso i tuoi filtri e i tuoi pregiudizi, ma è come se lo percepisci per la prima volta direttamente attraverso il cuore, senza nulla aggiungere, senza nulla cancellare. Quando molti fanno questa esperienza, erroneamente, iniziano a dire: ah, ma forse mi sono illuminato, forse quel giorno sotto l'albero mi sono risvegliato, sono anch'io diventato un liberato, sono anch'io, ho anch'io raggiunto l'illuminazione. Secondo la mia osservazione, la maggior parte dei maestri occidentali o praticanti occidentali di metodi spirituali orientali, che però iniziano a farlo un po' da soli, praticando per po conto proprio, senza la guida di maestri, finiscono per fare questo errore. Hanno una vera esperienza autentica, genuina di risveglio e concludono: ah, adesso mi sono illuminato, adesso posso radunare intorno a me migliaia di discepoli e posso fare giocare la parte del guru illuminato. Quello che non capiscono queste persone, quasi tutte, è che questa esperienza di risveglio è per l'appunto un'esperienza, cioè è soggetta a passare, è soggetta ad affievolirsi e non è permanente. A quel punto invece ci si dovrebbe iniziare ad addestrare. A quel punto realmente bisognerebbe iniziare il percorso della meditazione e dall'esperienza passare alla realizzazione. La realizzazione è quella che invece rimane stabile, rimane permanente. A quel punto non la perdi più. A quel punto si vive da uomini liberi quando si è raggiunta la vera realizzazione, quando non ti fermi a metà strada, perché la tentazione di fermarsi a metà strada è grande. Si vive da uomini liberi in entrambe le dimensioni, sia nella dimensione relativo che nella dimensione dell'assoluto. Puoi vivere nella dimensione relativa, nel senso che si impara a fare quello che deve essere fatto per se stessi. Non ha senso restare sempre nella dimensione assoluta che trascende il pensiero discorsivo. Se la mattina prima di uscire ti devi vestire, devi decidere quali pantaloni indossare, devi decidere che colazione cucinarti per non morire di fame quando sei fuori e così via, no? Ci si impara a muovere in maniera efficace nel mondo relativo. Un risvegliato è una persona più intelligente e più funzionale nel mondo relativo. Non è che perché ha raggiunto l'illuminazione o il risveglio è più confuso e non sa più curarsi delle cose normali di tutti i giorni. E soprattutto anche per gli altri, no? Ci si muove bene nel relativo, sapendo sempre cosa è bene e meglio fare per il bene non solo proprio, ma degli altri. E poi è sempre accessibile per noi l'altra dimensione, la dimensione dell'assoluto. Vuol dire che è sempre accessibile per noi uno stato di saggezza che ti aiuta a vedere le cose così come sono. A non lasciarti trascinare dai tuoi filtri, dai tuoi pregiudizi, dalle tue emozioni, soprattutto le emozioni negative, la rabbia, l'attaccamento, la collera, l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, no? Perché sono queste le emozioni negative a rendere la vita sofferenza.
molto più degli avvenimenti in sé, sono le nostre emozioni e il modo in cui reagiamo agli avvenimenti. Quindi padroneggiare il livello della verità assoluta vuol dire che non c'è nulla mai veramente che ti butta fuori equilibrio o ti fa perdere le staffe o ti getta nello sconforto, nella sofferenza, perché riesci sempre ad andare oltre. È come, posso dire, come navigare per le strade della vita, anche se alle volte queste strade sono molto accidentate, piene di buchi, cioè piene di sofferenza, piene di delusioni, è come se tu hai dei buonissimi ammortizzatori, no? E quindi sei in grado di andare sia nelle circostanze favorevoli che in quelle sfavorevoli, sei sempre in grado di andare avanti nello stesso modo. Perché, ripeto, tutti siamo capaci di dare il meglio di noi stessi quando le cose vanno bene, tutti siamo capaci di essere felici. E quando le cose vanno male, che si vede la differenza, che si vede la persona consapevole, che comunque riesce a mantenere la testa sulle spalle e a dare il meglio di se stesso. Allora, riassumendo questa lunga disquisizione filosofica, spero che sia stato chiaro l'aspetto pratico e quotidiano di questo. Riassumendo, la verità assoluta, possiamo dire che alla fine è soltanto una, non ce ne sono tante. La verità assoluta è una ed è uguale per tutti. Ed è questa esperienza non duale, mistica. Non può essere compresa con l'intelletto perché nasce quando l'intelletto smette di funzionare e non si può esprimere in parole. Ecco perché viene chiamata l'esperienza mistica, l'esperienza oltre il pensiero discorsivo. E da una parte. Poi dall'altra parte c'è la verità relativa, ma questa non è una, e questo è il punto più importante a cui volevo arrivare. Le verità relative sono infinite. Sono tutte le possibili idee e teorie che noi possiamo apprendere attraverso l'intelletto. Sono tutte le possibili spiegazioni che noi possiamo dare a noi stessi su come funzioniamo noi stessi e su come funziona il mondo. Perché l'uomo ha bisogno di spiegazioni. L'essere umano ha bisogno di certezze, ha bisogno di filosofie, ha bisogno di religioni, ha bisogno di valori, ha bisogno di punti di riferimento ed è un bene soddisfare questi bisogni. Se ci fosse questo bisogno e non fosse soddisfatto, saremmo esseri che vaghiamo nell'angoscia, perché non siamo in grado di darci spiegazione. L'importante è ricordarci che tutte queste spiegazioni hanno un valore relativo, sono verità relative che ci aiutano a navigare nelle difficoltà della vita. E questa è la parte difficile, perché quasi nessuno, quando ha scelto la propria verità, nessuno è capace di riconoscere che la propria verità è relativa. Allora dice la mia verità è la verità, il che significa che la tua è falsa. Ed è così che per le verità, che dovrebbero essere tutte relative, si combattono le guerre, si combattono i litigi anche all'interno delle famiglie, si combattono i litigi anche nel, come si chiama, il consiglio condominiale, a tutti i livelli, quando la mia verità è superiore alla tua. Perché non ho riconosciuto che tutte le verità sono relative. Ora, fino a quando tutto questo continua, fino a quando non si comprenderà il significato delle due verità, come esiste una verità assoluta, che è una sola, ed è uguale per tutti, e non può essere espressa in parole. E poi ci sono infinite verità, che sono tutte ugualmente degne di rispetto perché aiutano, in un certo senso, a vivere bene la persona. Non a caso, quando due mistici si incontrano, anche se appartengono a tradizioni spirituali molto diverse, come uno yogi o un meditante o uno che un sacerdote che ha meditato per anni in solitudine e così via, mistici veri e propri, somigliano fra di loro molto di più rispetto a due aderenti alla stessa religione, perché hanno conosciuto la verità che va oltre le parole, hanno conosciuto la verità che sorge nel silenzio, hanno conosciuto la verità che sorge quando il pensiero discorsivo smette di funzionare. Allora, torniamo un attimo al bene e al male leggendo la domanda o la lettera o il commento di un nostro amico che si firma anonimissimo e quindi non posso salutarti per nome sulle pagine del nostro blog. Ha scritto: caro Italo, vorrei precisare, e questo è in relazione a quello che dicevo nell'episodio precedente, all'episodio 6, parlavo di bene e di male, parlavo di fare la nostra scelta di campo fra il bene e il male. Allora, anonimissimo mi risponde: caro Italo, vorrei precisare, bene o male non esistono, è il pensiero che li rende tali. Firmato Shakespeare. Poi, osservazione numero due: le conseguenze che si hanno dalle azioni arrivano sempre per insegnarci qualcosa. Quindi
Quindi se siamo cattivi, fra virgolette, e abbiamo conseguenze gravi, fra virgolette, sarà sempre comunque tutto riguadagnato. Io oserei dire, nessun male viene per nuocere. E infine, terza osservazione di Anonimissimo, nella dualità in cui viviamo, tutto è perfetto nella sua imperfezione. Quindi abbiamo fede in tutto ciò che esiste. Bene, Anonimissimo, grazie per le tue osservazioni e la tua partecipazione al nostro dibattito. Quello che scrivi è esatto, però, dal punto di vista della discussione che stiamo facendo oggi, è incompleto. Cioè, quello che tu scrivi è formulato solo dal punto di vista della realtà assoluta. Ti sei dimenticato di formulare la stessa cosa dal punto di vista della realtà relativa. Perché altrimenti uno potrebbe dire, ok, ho capito tutto, il bene e il male si equivalgono, anzi non esistono, ma adesso cosa faccio praticamente? Come vivo tutti i giorni? Allora vuol dire che posso truffare, imbrogliare, aggredire, danneggiare gli altri, fare il furbo, fare il prepotente o vivere secondo la legge del più forte? Come si collocano il bene e il male in tutto questo? Bene, ecco la risposta. Il bene e il male esistono ed esistono solo dal punto di vista della verità relativa. Cioè, noi esseri umani ci sediamo in cerchio, ci mettiamo d'accordo, diciamo, allora, chi fra noi desidera la felicità, alzi la mano. E tutti alzano la mano. Va bene. Chi fra noi desidera la sofferenza, alzi la mano. Nessuno alza la mano. Allora raggiungiamo la conclusione che in quanto esseri umani tutti desideriamo la felicità allo stesso modo e tutti cerchiamo di evitare la sofferenza allo stesso modo. Quindi, dal punto di vista pratico, verità relativa, decidiamo di definire il bene ciò che promuove la felicità e decidiamo di definire il male ciò che arreca sofferenza agli esseri viventi. Ci siamo messi d'accordo, ma non perché il bene e il male esistono di per sé, nulla esiste per sé, esistono dal punto di vista relativo. Ok? Allora, qual è lo scopo del gioco? E possiamo dire qual è lo scopo della nostra vita, perché è qui che voglio arrivare. Perché siamo vivi? Qual è lo scopo di tutto questo? Qual è lo scopo del gioco? La verità assoluta è una e non può essere compresa con l'intelletto. Bisogna farne esperienza in quei momenti in cui l'intelletto un pochettino si quieta. Questo è il grande insegnamento di tutte le tradizioni di meditazione e così via. Le verità relative invece sono tante, anzi sono infinite, possiamo dire che una per ogni essere umano. Ora, queste verità relative dovrebbero non essere mai usate per dire la mia dottrina è vera, la tua dottrina è falsa. Dovremmo sempre ricordarci che la mia è vera, la tua è vera, la tua è vera, tutte sono vere, sono semplicemente non vere o false, sono valide per raggiungere un certo scopo. Come vedi, sto un po' ricalcando più o meno gli stessi concetti che nell'epoca contemporanea fa avanti la programmazione neurolinguistica e così via, no? Ci sono molti echi di questo. Bene, queste stesse cose le dicevano i grandi mistici, le diceva il Buddha 2550 anni fa. Anzi, il Buddha diceva di più. Il Buddha diceva: non credete a quello che dico io. Guai a voi se diventate buddisti. E infatti la parola buddista non esisteva, e buddismo non esisteva ai tempi del Buddha. Il Buddha diceva: tutto quello che io vi insegno è solo una zattera, cioè è uno strumento utile per andare da questa parte all'altra parte del fiume. L'altra parte del fiume sarebbe l'illuminazione, la liberazione, il risveglio spirituale. Quando arrivate dall'altra parte del fiume, non serve affezionarvi alla zattera, anzi diventa dannoso. Non è che vi trasformate la zattera in un altare e vi prostrate davanti alla zattera, oppure ve la portate sulle spalle e diventa inseparabile da voi come la coperta di Linus, no? A quel punto la zattera non serve più. La zattera la potete anche bruciare. Tutt'al più, la zattera potrebbe servire per aiutare gli altri, cioè usare quelle stesse parole, quelle stesse metafore, quelle stesse verità relative. Le potreste usare per aiutare gli altri a dare le stesse spiegazioni in modo tale che anche loro arrivano dall'altra parte del fiume, cioè superano il fiume della sofferenza. Ok? Quindi le verità sono tutte relative, comprese le religioni. Non esiste verità e non esiste religione che non sia relativa, cioè dipendente da parti, cause, condizioni, dalla percezione soggettiva di colui che la contempla e così via. Quindi
Tuttavia, fra le infinite verità relative ce n'è una che unisce gli esseri viventi anziché dividerli. Fra le infinite verità relative ce n'è una che promuove la felicità anziché promuove la sofferenza. E questa verità relativa è l'amore. Lo ripeto, amore con la A maiuscola, quella di cui parlavo nello scorso episodio, il sesto episodio di questo podcast. L'amore è la dottrina più importante, o dovrebbe esserlo, di tutte le tradizioni spirituali di questo pianeta. È una dottrina relativa, come lo è il bene e come lo è il male, ma funziona. È la migliore, è la suprema, perché funziona per promuovere la felicità di tutti gli esseri viventi in questo mondo, poiché amore significa desiderare che gli altri siano felici. E allora oggi stiamo parlando di saggezza, ma se noi coltivassimo la saggezza senza coltivare l'amore, ci sarebbero grossi problemi per noi. Saremmo tutto cervello e niente cuore. E quante persone commettono questo errore? Si segue un sentiero spirituale di saggezza e che poi in realtà poi finisce soltanto per gonfiare il proprio ego, anche se la saggezza dovrebbe essere quello che va oltre l'ego. Se ti dimentichi l'amore, è molto più difficile andare oltre il proprio ego. Allora rimani fissato nel tuo orgoglio spirituale. Anche molte tradizioni occidentali, si vede questo, soprattutto quelle cosiddette presunte esoteriche, occultisti, occultiste e così via. È tutto conoscenza, 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 saggezza, 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 antichi misteri, e poi si dimenticano dell'amore, che è l'insegnamento numero uno. Ci sono grossi problemi se coltivi la saggezza dimenticandoti di coltivare l'amore. Poi ci sono anche quelli che fanno l'errore opposto, coltivano l'amore senza coltivare la saggezza. E allora l'amore diventa, come posso dire, sentimentalismo, diventa emozionale, diventa superficiale, diventa maldestro, diventa emotivo. È quel tipo di amore che si trasforma subito in odio se non viene corrisposto. È un amore immaturo, è un amore condizionato, è un amore senza saggezza. Quindi ci sono problemi in entrambi i casi. La saggezza senza l'amore non vale la pena, l'amore senza saggezza non vale la pena. Quindi lo scopo, tornando allo scopo del gioco, che è lo scopo della nostra vita, dovremmo imparare a amore e saggezza. Sono i due aspetti più importanti. Amore e saggezza sono come le due ali. Un uccello non può volare con una sola ala, deve avere tutte e due le ali. Uno è l'amore e l'altro è la saggezza. Ci vogliono tutte e due. Allora, lo scopo del gioco? Prima acquisire una comprensione intellettuale di questo, amore e saggezza. Prima lo devi capire. Se non lo capisci, come fai a dedicartici? Prima capire quanto è importante coltivare amore e saggezza. E questo è il passo numero uno. Il passo numero due è farne esperienza. E il passo numero tre è ottenere una realizzazione. Realizzazione stabile, non ti abbandona più, diventa la tua vera natura, rimane con te per sempre. Realizzazione stabile di cosa? Di queste due verità. La verità assoluta, cioè la saggezza. È la verità relativa, cioè l'amore. A quel punto sei diventato una persona libera, una persona realizzata. A quel punto sei diventato un vero essere umano. Bene, torniamo allo scoprire la verità, o al cercare di scoprire la verità di quello che sta accadendo intorno a noi, no? Che è un po' la missione di questo podcast. Negli scorsi episodi ho fatto vari riferimenti. A un certo punto ho detto qualcosa tipo: credo che ci aspetta una bella cavalcata turbolenta in questo 2012 e oltre. Poi nello scorso episodio ho detto qualcosa tipo: fra un anno non staremo qui a discutere tutto questo perché saranno successe talmente tante di quelle cose che, insomma, i prossimi mesi saranno molto molto intensi. Allora, forse sull'onda di queste mie affermazioni, Tommaso, in un commento sulle pagine del blog, mi scrive: ciao Italo, vorrei capire una cosa da te se è possibile. Scorrendo fra i commenti ne leggo molti che riportano link su predizioni, messaggi alieni, canalizzazioni, calendari Maya, eccetera, eccetera. Ma tu, in generale, non a specifici link in particolare, credi alle canalizzazioni? Credi ai messaggi che arrivano dagli alieni? Alle predizioni di Nostradamus, dei Maya,
e tanti altri che ricollegano il 2012 a eventi sconvolgenti, sia nel bene che nel male? Mi piacerebbe leggere il tuo pensiero su questa cosa o magari ascoltarlo nel tuo prossimo podcast. Ciao e buon lavoro. Ciao Tommaso, grazie per il tuo messaggio. Quindi Tommaso mi chiede ciò che ne penso io. La mia risposta è anzitutto che, come sempre, ciò che penso io può essere rilevante o può non essere rilevante, nel senso che penso che sia compito di ciascuno farsi una propria idea su questi argomenti. E sicuramente io non penso che, per il fatto che io ho un'opinione, gli altri debbano cambiare la propria e aderire alla mia. Questo sicuramente no. Detto questo, quello che ti posso dare è il mio contributo alla discussione. D'altronde, delle canalizzazioni ho già parlato in un precedente episodio. Ci ritorno, forse per l'ultima volta. Anche perché non voglio mancare di rispetto a chi ha le proprie convinzioni, e ciascuno ha il diritto di avere le proprie convinzioni. Nel momento in cui le proprie convinzioni, ricordate quando parlavo della verità relativa, nel momento in cui le nostre convinzioni ci aiutano a vivere meglio, è sacrosanto. Ed è importante tenerci strette le proprie convinzioni. Però in questo caso tu lo stai chiedendo a me. Allora io dico che colui che dice di canalizzare entità extraterrestri o entità disincarnate o come le vuoi chiamare, sta facendo un'affermazione. In tutti i campi, il campo scientifico ma anche spirituale, io vengo per esempio da una tradizione dove il dibattito spirituale è molto considerato, no? In tutti i campi, sia scientifico che spirituale, chi fa un'affermazione deve essere in grado di dimostrarla. Cioè dire, ma sì, questa spiegazione in fondo mi suona bene, oppure questa spiegazione in fondo mi dà delle buone vibrazioni, per me non è sufficiente. Allora, l'affermazione che fa implicitamente, senza neanche dirlo, uno che afferma di canalizzare è la seguente affermazione. Normalmente tutto ciò che percepisco non è indipendentemente esistente, ok? Non è realmente esistente dalla propria parte, normalmente, tutto ciò che percepisco, ma bensì interagisce con la mia soggettività. Ricordi l'esempio dell'arcobaleno che facevo poco fa, no? Non esiste in quanto tale, ma dipende dall'interazione con la mia soggettività. Però, a differenza di tutto questo, a volte io ricevo dei messaggi da parte degli alieni e quando questo accade, io sono totalmente separato dalla mia soggettività, sono totalmente separato dalle mie percezioni soggettive, per cui non vi è più in quei momenti nessuna interdipendenza, per cui in quei momenti non c'è più nessuna influenza dei miei pensieri, delle mie opinioni, delle mie convinzioni, dei miei sensi, della mia storia personale, del mio passato, di quello che io sono. Questo non esiste più, cioè la mia soggettività è cancellata. Quindi questa canalizzazione supposta di alieni è l'unica cosa indipendentemente esistente di tutto il mondo, praticamente. Secondo me questa è un'affermazione estremamente azzardata da fare, non è dimostrata. In quanto meditante poi, e sono anche insegnante di meditazione, so quanto è difficile e quanto è raro separarsi dalla propria soggettività, cioè dall'influenza dei propri pensieri, opinioni, convinzioni, sensi, modi di sentire e così via, no? E quando questo accade, che è difficile ed è raro, dura poco. Subito il pensiero rientra, il pensiero soggettivo, il pensiero discorsivo, subito rientra in campo e si riappropria del. Allora, sapendo io quanto è difficile, e tu a me non mi potrai mai dire che non è difficile, sapendo quanto è difficile fare questo, cioè distaccarsi dalla soggettività, no? Non dico che è impossibile l'affermazione di chi dice di canalizzare, tanto di cappello se ci riesci, però dico che se tu fai questa affermazione devi essere in grado di dimostrarla. Ora, finora questa dimostrazione non è accaduta mai. Le canalizzazioni sono sempre vaghe. Ieri abbiamo armonizzato la griglia della Terra. E vabbè, dico anch'io lo posso dire. Ieri abbiamo armonizzato la griglia della Terra. Mi devi dare qualcosa che io possa. Mi devi dare una dimostrazione, scusami se, no, se non sono una persona che si abbandona per fede cieca, ma voglio anche un po' toccare con mano prima di decidere di mettere la mia fiducia nelle mani di qualcosa, no? Quindi, conclusione, pur non affermando che non credo in assoluto, certamente non posso affermare che credo a queste canalizzazioni, senza contare che potrebbe esserci della disinformazione
anche intenzionale, anche deliberata, o una certa forma di interesse e tornaconto personale anche in queste canalizzazioni. E questo conclude il mio pensiero su delle canalizzazioni. Per favore, non me lo chiedete più, non risponderò più. Anzi, però, andatevi ad ascoltare la mia risposta sull'episodio 7. Diverso, invece, è secondo me il discorso sulle profezie. Profezie ce ne sono talmente tante riguardanti il 2012 che inizia a non essere più importante se io e te ci crediamo o meno. Mi spiego. Per esempio, io e te. Facciamo finta, non crediamo al razzismo, no? Io e te non crediamo al razzismo, però io posso essere una ragazza bianca che si fidanza con un fidanzato nero e ci andiamo a passeggio in un quartiere ultranazista di razzisti estremisti, no? Allora, anche se non crediamo al razzismo, possiamo subire le conseguenze del razzismo sotto forma di insulti, sputi, offese, aggressioni fisiche e così via. Anche se non ci crediamo. Perché ci sono persone che ci credono. Questa è un po' la similitudine con le profezie. A questo punto non è più tanto importante capire se io e te ci crediamo, è più importante vedere ma chi è che crede a queste profezie? Chi è che le sta divulgando? Perché le sta divulgando e quale intenzione ha nel divulgarle? Diventa più importante verificare altre cose, cioè per esempio se qualcuna di queste profezie è stata manipolata. Oppure se queste profezie hanno creato intorno a sé una specie di campo di forza, una specie di campo di energia. E se questo campo di energia esiste, può essere che sia diventato un campo di energia che tende a autoavverarsi. Oppure ci sono persone che credono in questo campo di energia e tendono a farle avverare le profezie. E quindi è di questo che voglio parlare oggi, in questo episodio, in questo settimo episodio, e vorrei. E questo dalle profezie è un argomento molto importante, credo che ci possa insegnare tante cose. Vorrei iniziare dalla più famosa di queste profezie, che è quella dei Maya riguardo il 2012, e in effetti dovrei iniziare col correggermi, perché molti studiosi affermano che non si tratta per niente di una profezia, i Maya non hanno mai fatto alcuna profezia, né da loro viene mai fatta nessuna affermazione sul destino dell'umanità o sulla distruzione o sulla fine e così via. C'è poi chi si spinge ben oltre nel decodificare, interpretare il calendario Maya, affermando che la datazione 2012 non è corretta, è stata in qualche modo manipolata oppure erroneamente collocata, affermando che la vera fine o completamento del calendario Maya non è il 21 dicembre 2012, ma c'è chi afferma di aver scoperto che la fine o completamento di questo calendario sarebbe appena avvenuta 7 mesi fa, se non sbaglio con la matematica, il 28 ottobre 2011. Ed affermare questo non è una persona qualsiasi, è un eminente studioso della cultura Maya, si chiama il professor Carl Kalman. Io ho ascoltato molto del suo materiale interessante in lingua originale, interviste, teleconferenze, audio, eccetera. E ho da poco scoperto, non per mio merito, ancora una volta, ma grazie alle segnalazioni dei preziosissimi ascoltatori di Tempo di Cambiare che scrivono i loro commenti su queste pagine, ho da poco scoperto che esiste un allievo italiano di nome Marco Fardin e io l'ho contattato per fargli qualche domanda da parte anche tua, da parte degli ascoltatori di Tempo di Cambiare e lui è stato molto gentile, è stato molto contento di rispondere. Per gli ascoltatori del nostro podcast, e quindi fra 15 secondi voglio farti ascoltare questa mia intervista a Marco Fardin sul calendario Maya, perché è un calendario e non è una profezia, perché questo calendario si è completato lo scorso 28 ottobre e soprattutto come si fa a dimostrare questo, e poi cosa significa completamento, cioè per noi che stiamo vivendo questa incredibile epoca, che a quanto pare si sta preparando da migliaia di anni, se non decine o centinaia di migliaia di anni, e il completamento di tutte queste fasi avviene proprio oggi? Cosa ha in serbo per noi il prossimo futuro, secondo le conoscenze di questo antichissimo calendario? Quindi ecco la mia intervista a Marco. Hello, ciao Marco, ti ringrazio di nuovo da parte mia, a nome di tutti gli ascoltatori di Tempo di Cambiare. Potremmo iniziare con chi è Marco Fardin e com'è che ha iniziato a interessarsi dei Maya?
Ciao Italo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori del podcast. Io sono come anima, diciamo, un ricercatore. In questa mia esistenza sto facendo come lavoro il naturopata, ma da circa una decina d'anni mi sono imbattuto nella conoscenza dei Maya per un interesse all'inizio spirituale e anche per una curiosità, perché avevo sentito parlare di questo popolo già da tanto tempo, allora ho cominciato la ricerca. E si è approfondita dopo questo inizio 10 anni fa, negli ultimi 5 anni, incontrando vari autori che hanno approfondito da un punto di vista più scientifico la materia. Bene, la fine del calendario Maya, quando si parla, tutti parlano della fine, cosa rappresenta secondo te, o meglio, i Maya hanno mai parlato di fine dei tempi o di fine del mondo, di qualcosa del genere? Cosa si intende veramente per fine o completamento del calendario? Allora, lo stato attuale delle ricerche, bisogna dire che la maggior parte dei codici Maya sono andati distrutti, ne sono rimasti solo quattro. E comunque, da questi codici, da tutte le iscrizioni che ci sono pervenute, che conosciamo, non si parla in una sola iscrizione di fine del mondo, mai, e neppure di fine del tempo. Si parla esclusivamente di cicli di tempo, che sono cicli di coscienza, che hanno un termine, naturalmente. Finito un ciclo, però ne comincia un altro. Quindi questo mito della fine dei tempi, io credo che sia una sovrastruttura occidentale, ecco, una sorta di millenarismo. Sì, guarda, io ho appena parlato ai miei ascoltatori di Carl Kalleman, il professor Kalleman, di cui tu sei allievo personale. E di come lui ha datato il calendario Maya in maniera completamente diversa rispetto a quello che hanno fatto tutti gli altri studiosi dei Maya. E quindi la prossima domanda che ti faccio è: chi è Carl Kalleman? Come vi siete conosciuti? Come ha fatto lui a far finire il calendario nell'ottobre 2011 anziché nel dicembre 2012? E soprattutto come, se esiste un modo o come ha fatto lui a dimostrare in modo credibile che la datazione corretta è quella che lui propone? Ok, allora, Johan Kalleman è uno studioso svedese del calendario Maya. Io l'ho conosciuto attraverso i suoi libri e i suoi articoli nel 2007 e avevo avuto fino ad allora una istruzione del calendario Maya di due tipi, che si contraddicevano uno con l'altro in qualche modo. O una prospettiva totalmente materialista, storica, archeologista del calendario Maya senza nessuna connotazione spirituale. Oppure all'opposto, proprio l'opposto, un'interpretazione New Age solamente intuitiva senza un addentellato storico di prove e prove empiriche, diciamo così, del calendario Maya. Carl-Johan Kalleman invece ha fatto uno studio in cui ha riconosciuto il valore scritturale del calendario Maya, ma ha anche dimostrato a livello empirico, cioè a livello biologico e storico, che i cicli temporali del calendario Maya sono assolutamente perfetti rispetto agli eventi che sono accaduti. Quindi da quel momento, dal 2007, ho cominciato ad approfondire lo studio dei suoi libri e poi l'anno scorso, quindi non molto tempo fa, l'ho invitato a fare un seminario in Italia, lui è gentilmente venuto e ho trascorso una decina di giorni insieme a lui e così ho potuto anche approfondire di persona la sua conoscenza. E poi l'altra domanda era della data, se non sbaglio, no? Che mi hai Sì, chiesto. sì, sì. Questo Ok. Sì, allora ottobre 2011 anziché dicembre 2012. Allora, la data del 21 dicembre 2012 è corretta dal punto di vista archeologico, perché abbiamo una datazione che nasce nel 32 a.C. dalla città di Izapa in Messico, secondo lo zenite solare di quella città. Quindi l'11 agosto del 32 a.C., diciamo così, a Izapa si è fatto partire questo lungo computo. Il lungo computo ha come data finale, dopo 7200 giri dello Tzolk'in, che è il calendario sacro dei Maya, il 21 dicembre 2012. Quindi la data non c'è scritto una data finale, naturalmente, ma una data di inizio. Però aspetta, perché tu da un lato mi dicevi che questo calendario inizia milioni di anni fa, no? Sì, E invece poi dicevi che è più. stato fatto partire nel Il 32. ciclo che ci interessa, quello che finisce il 21 dicembre 2012, è solo uno di questi cicli. Si chiama lungo computo ed è il ciclo che rappresenta le civiltà, tutta la nostra civiltà storica, basata sul dominio di alcune nazioni su delle altre, sulla guerra, eccetera.
Quindi, per motivi di potere, ed era normale, nella città di Zappa si è fatto cominciare questo lungo computo dallo zenith solare della loro città. Circa 500 anni dopo, a Palenque, che è una città vicino a Izapa, nel periodo classico della civiltà Maya, i sacerdoti di Palenque hanno rivisto questo lungo computo e hanno fatto una correzione che lo datava a 420 giorni prima. Questo perché? Perché nello Tzolk'in, che è il calendario sacro dei Maya, che è la base di tutti i calendari, anche quelli anche il lungo computo, anche quelli lunghi, diciamo così, che riguardano periodi più lunghi di tempo, la data finale dello Tzolk'in è sempre 13 Ahau, che è un segno, mentre per quanto riguarda la data di inizio di Zappa, la data finale, il 21 dicembre 2012, è 4 Ahau, quindi è Quindi è come se completamente, non come aveva veramente dire, senso se fosse stato in quel modo. sì, da questo punto di vista. Ma quello che a me interessa e che ho scoperto studiando i libri di Kalman è che se noi datiamo al 21 dicembre 2012 i livelli del calendario Maya non hanno più la rispondenza con gli eventi storici. Tutto quadra da un certo punto di vista con la data del 28 ottobre 2011. Ma non è questa la cosa importante ancora. La cosa importante è quello che è associato alla data del 21 dicembre 2012. Cosa è stato associato? Qualcosa che non ha niente di Maya, ovvero un evento esterno, cioè ad esempio un grande cataclisma che ci colpisce, una volta sola, una tantum. Questo contraddice tre fatti importanti del calendario Maya. Primo, non c'entrano gli eventi esterni, perché gli eventi esterni rispondono a un'evoluzione di coscienza. Secondo, non è un evento una tantum, ma è un calendario che risale a 16 miliardi di anni fa, quindi un lungo processo. Terzo, un evento catastrofistico genera paura nelle persone. Ed è proprio l'opposto del calendario Maya, che invece non sviluppa la paura, ma la fiducia in un cambiamento positivo. Quindi, più che altro, è quello che è stato associato a questa data del 21 dicembre 2012, non tanto la data in sé, non è questo che conta. Il mio lavoro è proprio quello di diffondere il concetto che il calendario Maya è un calendario di evoluzione di coscienza, non un calendario prettamente astronomico Evoluzione di di cicli. coscienza, già questa è una distinzione importante. Marco, ci puoi fare qualche esempio della qualità di questi cicli temporali, se così pu si può dire, che poi corrispondono a stadi di evoluzione della coscienza? E poi quali sono alcuni, quando tu hai detto in questa maniera coincide tantissimo con eventi storici importanti, farci qualche esempio? Sì, allora innanzitutto ci sono 9 livelli di coscienza che storicamente si manifestano in 9 cicli, un po' come nelle piramidi Maya classiche, tipo quella di Chichen Itza, del Castiglio, è fatta a 9 livelli. Ognuno di questi 9 livelli temporali va 20 volte più velocemente del livello precedente. Quindi, se noi prendiamo il primo livello, la base, che sorge 16,4 miliardi di anni fa, col Big Bang, e dura quindi 16 miliardi di anni, e lo paragoniamo con l'ultimo livello, col nono, che dura solo 7 mesi, noi abbiamo un'accelerazione incredibile. Ciò che nel primo livello dura 16 miliardi di anni, la quantità di creazione e di cambiamento, nell'ultimo livello, che parte il 9 marzo 2011 e finisce il 28 ottobre 2011, dura solo 7 mesi. Quindi un'accelerazione pazzesca. Alle persone Un'accelerazione sembra che pazzesca, accelera il tempo. un'accelerazione del tempo che è poi quello che un po' tutti abbiamo sperimentato da Ma non è quando. l'accelerazione del tempo, il tempo è sempre uguale, è la quantità di creazione nello stesso intervallo di tempo che si moltiplica ad ogni nuovo livello di 20 volte. Quindi, per farti un esempio, quello che dal 9 marzo 2011 al 28 ottobre 2011, che è l'inizio del nono livello di coscienza, accade in 18 giorni. Prima del 2011 accadeva in un anno e prima del 99 accadeva in 20 anni e prima del 1755 in 400 anni. Sto scendendo. Adesso in 18 giorni. Adesso in 18 giorni, infatti, per fare un esempio, prima della tua trasmissione, che credo che risalga, non so, a 2 mesi fa massimo, Esatto, sì, un paio di mesi fa. la quantità di verità, di informazioni in così poco tempo è drammatica. Quindi c'è proprio un'accelerazione non del tempo, ma della quantità di creazione nello stesso intervallo di Per tempo. creazione Quindi, intendi novità o conoscenza? Come lo sì, potremmo. coscienza. Coscienza, Sì, è l'espansione di coscienza che genera la creazione. Ti faccio solo questo esempio per chiarire, un esempio con i pianeti. Il pianeta Urano, che nell'astrologia rappresenta la riduzione,
c'è sempre stato, ma è stato osservato per la prima volta nel 1781, l'anno della rivoluzione americana. Oppure il pianeta Plutone, che simboleggia grandi movimenti di massa, anche quelli negativi, diciamo così, è stato scoperto nel 1930. Poi dopo c'è stato il fascismo, il nazismo, il comunismo. Cioè, quando noi siamo pronti come coscienza, ci sono anche le scoperte scientifiche o le osservazioni materiali. Questo dico in Maya, ma è corretto. Quindi ci sono questi 9 livelli di coscienza che si evolvono storicamente. Per dirti degli ultimi 2 livelli di coscienza, il penultimo, l'ottavo, è partito nel 1999 con una frequenza di cambiamento ogni 360 giorni, quindi ogni anno. E un'accelerazione molto forte dal 99 ad oggi, con lo scopo di questo livello è quello di riequilibrare l'energia femminile con l'energia maschile, che ha dominato per più di 5.000 anni. Precedentemente per 5.000 anni, ha dominato energie di natura maschile. Sì, perché il sesto livello della piramide, il lungo computo di cui parlavamo prima, è il livello in cui si separa il bene dal male e tutta l'energia va nella parte maschile del cervello umano, per parlare soltanto degli uomini. Quindi abbiamo la guerra, la scrittura, che è una caratteristica razionale, abbiamo le donne che perdono sempre più, parlare del tempo, diciamo così, rispetto, no? Vengono Sì, sempre meno senso. rispettate, infatti. Esatto. Quindi questo è il sesto livello che comincia nel 3115 a.C. Con una frequenza lenta ancora, ogni 400 anni c'è un cambiamento. Il settimo livello è quello che comincia nel 1755, con una frequenza più veloce, ogni 20 anni c'è un cambiamento. Noi siamo nati, tutti noi, prima del 1999 in questo livello di coscienza, ed è la coscienza materialistica, quindi è puntare al comfort materiale, dimenticare i Quindi hai valori. detto il 1775, il 1776 è la dichiarazione di indipendenza americana. Quindi l'America è un Esatto, po' come il simbolo della esatto. corsa al successo del Esattamente, materialismo. ogni 20 anni l'America fa un passo avanti. La cosa interessante è che l'ultimo pezzettino di questo livello materialistico parte nel 1992 e se ci ricordiamo bene nel 1991 l'Unione Sovietica è out, è fuori. L'ultimo ostacolo che avevano gli Stati Uniti, diciamo così, se ne va Sì. e così possono avere il potere Qualche massimo. altra corrispondenza di date? Allora, una corrispondenza che ti posso dire che ha suscitato abbastanza interesse anche negli studiosi, che ha previsto Kahneman tanti anni fa, è la crisi economica del 2008. Lui l'aveva prevista da dicembre 2007 a dicembre 2008 ed è esattamente accaduta in questi termini. Non l'ha intuita, ha soltanto applicato il calendario Maya, per il quale quel periodo, quell'anno, era la cosiddetta quinta notte, si chiama il periodo del 2008. In tutte le quinte notte di tutti i livelli abbiamo sempre una fase di distruzione. Quindi lui ha semplicemente detto: guardate, che nel 2008 ci sarà una crisi economica perché è una fase di distruzione. Ed è stata una previsione, insomma, in base al calendario Maya corretta. Oppure nel 2011 lui aveva previsto delle rivoluzioni nel mondo arabo. E poi sono avvenute Sì, anche certo. qui non in base a qualche conoscenza esoterica, ma soltanto applicando il calendario Maya, le tendenze energetiche. Queste sono due previsioni abbastanza conosciute. Quindi come cambiamenti a cui stiamo assistendo, ci hai parlato già di questa transizione dall'energia maschile, se si può, o da un modo di pensare maschile o femminile, o ci sono altri cambiamenti? Quali sono i cambiamenti più importanti che stiamo sperimentando o che sperimenteremo dopo il completamento del calendario? Allora, per quanto riguarda l'ottavo livello Anzi, di aspetta, coscienza. scusami, Marco, ti domando prima, il Sì. completamento del calendario cosa significa? Cioè, perché tutti questi cicli precedenti poi finiscono tutti contemporaneamente nello stesso punto, cioè il 28 ottobre 2011, giusto? Sì, Quindi cosa in realtà intendi? non Qual è il finiscono, cioè. significato, simbolico di questo completamento e quali sono i cambiamenti più importanti che possiamo attenderci? Sì, in realtà non è la fine del calendario Maya il 28 ottobre 2011, è in pratica il momento in cui tutti i livelli di coscienza finalmente si sono manifestati storicamente. È come un'attivazione, si è attivato. Esatto, perché l'ultimo livello è soltanto partito il 9 marzo 2011, prima non c'era. Quindi ora ci sono tutti. La cosa importante è che mentre il sesto e il settimo livello sono molto lenti,
L'ottavo e il nono, che sono rispettivamente la coscienza femminile, quindi la collaborazione, l'energia dal basso, la Sì, fine e delle questa ha gerarchie, detto che si è attivata nel si è attivata dal 1999 al 2011. 99, quindi un po' diciamo l'esplosione anche della New Age, delle terapie Esatto, delle discipline naturali. più naturali, oppure anche dei paesi orientali come l'India e la Cina, che prima non avevano questo. Ah, giusto, giusto. Mentre il nono livello rappresenta la coscienza d'unità, quindi l'emergere della verità che ci rende liberi. La coscienza dell'unità e l'emergere della verità, questo risale Questo è cominciato il 9 marzo 2011 e al... Ah, si è caspita. concluso storicamente il 28 ottobre 2011 come prima attivazione, con due eventi importanti anche sincronicamente, perché dopo 2 giorni rispetto al 9 marzo 2011 è avvenuto il terremoto in Giappone, una cosa bruttissima, io ho sofferto tantissimo per la popolazione giapponese, ma a livello di coscienza ha decretato la fine dell'energia nucleare nella coscienza collettiva. Anche l'Italia doveva partire con le centrali nucleari, poi si è fermata, no? Certo, sì. E quello è il Il massimo della Giappone le sta dualità. spegnendo tutte, altri paesi stanno decidendo di dire addio al nucleare. E il 28 ottobre 2011, che è il giorno finale di questa prima attivazione della coscienza d'unità, c'è stato proprio il 28 ottobre 2011, l'esperimento di validazione dell'apparecchio che si chiama ECAT dell'ingegner Rossi, Ah, certo, ne abbiamo parlato in uno degli episodi precedenti. è un italiano che ha praticamente realizzato la fusione fredda, che è l'unità dell'atomo, non è la fissione che è l'energia nucleare che genera poi tutti i problemi che conosciamo. Quindi sincronicamente è avvenuto un passaggio a livello ancora iniziale, dalla fissione nucleare, quindi dalla dualità, alla fusione nucleare, quindi all'unità, e si è attivato così In soli storicamente 6 mesi. in soli 7 mesi. 7 mesi, wow, incredibile. E quindi questi livelli, l'ottavo e il nono, che sono rispettivamente l'etica e l'unità, quindi la creazione del mondo consapevole, hanno una frequenza molto veloce, quindi in poco tempo riequilibreranno tutti questi ultimi 5.000 anni di inquinamento Quindi e di guerre. gli altri livelli inferiori continuano, Molto però sono piano. lentissimi, mentre questi nuovi sono velocissimi. Esatto, quindi nel giro di 1 o 2 anni, tra 2012 e 2013, abbiamo già degli enormi cambiamenti. Non ci vorranno altri 100 anni, non so come Non dire, ci per vorranno questo altri 100 anni. equilibrio. No, Ok, ci vogliono vedremo. pochi mesi. Ok, nelle prossime Questa è la cosa settimane. bella, insomma. Beh, allora analizziamo dal 28 ottobre ad Sì. oggi, quindi sono attivati tutti i livelli, anche gli ultimi. Dal 28 ottobre a oggi cosa ci aspetta, o meglio, cosa è accaduto, e poi cosa ci aspetta, secondo il calendario Maya, da qui a un anno? Cosa ci potremmo attendere? Allora, dal 28 ottobre 2011 al 25 aprile 2012 siamo passati nella fase discendente della settima notte dell'ottavo livello, che è questo livello etico. In questi 6 mesi credo che ormai tutti gli italiani, prendiamo solo gli italiani, o quasi tutti, tranne gli ingenui, abbiano compreso come funziona la politica, ad esempio, come funziona il potere. La politica, l'economia, le Sì, in tutto, cioè che diciamo il credito dato ai mezzi di governo di tutti i livelli, politico, economico, finanziario, eccetera, ormai è al lumicino. E questo è stato importante per noi, perché prima bisogna distruggere per poter costruire. Nella seconda parte di questa settima notte dell'ottavo livello, quindi dal 25 aprile al 23 ottobre 2012, Quindi dal 25 aprile scorso al sì, da pochi giorni 23 fa al 23 ottobre ottobre, tra l'altro il 25 aprile c'è stato l'INPS di Keenan e Scott, proprio il 25 aprile, non è un caso, proprio quel Wow, giorno. interessantissimo. Perché quello che accade nel punto più basso di un'onda poi si realizza nel punto più alto, quindi negli Ma, cioè Marco ha appunti. notato, lo ripeto per gli ascoltatori, ha notato che in pratica l'azione legale di Neil Keenan contro la Federal Reserve e anche le banche europee, forse, le banche europee più che altro, gli ultimi lien commerciali contro le banche europee, mi sembra anche con la Federal Reserve, è Sì. E scattato il 25 di aprile, quindi questa è una sincronicità importantissima. la cosa molto, molto bella per noi è che quello che accade nel punto più basso di un'onda, quindi nel punto più basso della settima notte, tende a realizzarsi nel punto più alto, quindi il 20 aprile 2013. E quindi tende, di solito è sempre successo negli ultimi 16 miliardi di anni. Wow, Quindi caspita. Quindi abbiamo una semicertezza che andrà bene ci questa cosa, aspetta un anno diciamo. molto intenso, allora. Quindi nella seconda parte dell'anno, da ora fino al 23 ottobre, avremo un riequilibrio effettivo dell'energia maschile e femminile e anche
i paesi orientali che rivogliono l'oro dalla Federal Reserve. Quindi ci possiamo aspettare con un'uguale certezza, senza illuderci che le cose vadano bene, ma con una speranza nel cuore, che il potere costituito andrà in uno stato reattivo enorme. Fatti di Reattivo, colpi. reattivo può essere anche una cosa pericolosa Sono colpi di coda perché perde il potere. Io mi immagino in una coppia di marito e moglie, la donna, la moglie che subisce da 30 anni dal marito tutte le angherie, che un giorno dice al marito: adesso lavi i piatti anche tu. Se questo marito non è pronto, come minimo scatta una violenza su questa moglie, no? Che si è risvegliata. Quanto meno il marito sarà pronto, più il cambiamento sarà traumatico. E in questo Esatto. caso il marito è tutta l'umanità. E quindi io mi aspetto in questi 6 mesi una reazione forte, disinformazione a tutto spiano, attentati false flag, diciamo così, cioè finti, e quindi bisognerà avere gli occhi ben aperti perché la reazione sarà forte. Quindi da qui a ottobre è il periodo più critico. Sì, secondo me sì. Poi invece dal 23 ottobre 2012 al 18 ottobre 2013, l'ottavo giorno partirà e per la prima volta nella storia umana l'energia femminile, che è la collaborazione, supererà l'energia maschile, che è la gerarchia. Quindi da qui può nascere un nuovo Quindi il mitico dicembre 2012, tu lo vedi già in un lunghezza d'onda o ciclo che potremmo definire positivo. Sì, dipende un po' anche da noi, perché gli ultimi 2 cicli dipendono molto dall'uomo, sono meno meccanici rispetto a quelli precedenti. Per non parlare dell'ultimo ciclo, il nono, che è il ciclo della libertà, che è difficilmente prevedibile. Quindi, se da una parte possiamo essere certi che nel 2013 l'energia femminile si farà sentire sul pianeta, e questo andrà avanti anche nel 2014-2015, possiamo dare questa datazione di un cambiamento 2013 energia. Dal punto di vista del livello, che è una frequenza velocissima, ogni 18 giorni cambia. Questa è una buona incognita, positiva, perché potremo magari tra 3 mesi avere delle informazioni che adesso neppure ci immaginiamo. E la verità rende liberi, quindi ci potrebbe Perché essere questo è veramente. l'ultimo ciclo, quindi corrisponde alla verità, alla circolazione di informazione nuova. Sì, che ci rendono libere, quindi qualcosa che ci porta. Io ho Io idea. ripeto perché ripeto le tue parole perché a tratti ti perdiamo un attimino, un po' salta la voce. Quindi praticamente questo ciclo velocissimo di 18 giorni che è già in atto potrà portarci rivelazioni sorprendenti in ogni momento praticamente, in continuazione. Sì, noi non possiamo neppure fare previsioni su questo nuovo ciclo, perché dipende totalmente dall'attiva partecipazione libera delle persone. Cioè, noi possiamo fare previsioni su un uomo molto addormentato, diciamo così, schiavo, meccanico, ma su un uomo libero che si sta formando è più difficile fare previsioni. Possiamo solo prevedere i grandi temi di vita, che sono cinque essenzialmente. Se vuoi, posso velocissimamente dirli. Sì, però aspetta, facciamo una cosa, Marco, ti richiamo perché ti sto perdendo come voce. Facciamo un attimo la chiamata. Ok. Allora, Marco, abbiamo rifatto la chiamata, mi stavi parlando dei cinque aspetti più importanti di? Della coscienza d'unità che stanno per, secondo me, stanno per emergere. Allora, il primo tema è l'unità tra uomo e uomo, cioè l'unità interiore, ovvero la conoscenza della propria parte ombra, per cui non ci sono nemici esterni. Il nuovo ordine mondiale non è un nemico esterno, ma è una proiezione delle nostre parti ombra. Questo è il primo tema che emergerà. Il secondo è l'unità tra noi uomini e gli altri abitanti della nostra terra. Noi non possiamo pensare di essere nella coscienza d'unità se ogni giorno uccidiamo milioni di animali soltanto per l'alimentazione. Un altro tema è l'unità tra noi abitanti, noi uomini della Terra e gli uomini di altri pianeti. Un altro tema secondo me che emergerà a breve. E poi un altro tema importante è quello dell'energia. L'energia da cui dipendiamo, l'energia del petrolio, è sempre un'energia di dualità. Un'energia libera, è un tema legato all'unità. E per ultimo, la nuova forma economica, cioè passare da una forma di economia basata sul profitto a una forma di economia basata sul valore, che unisce le persone posto di dividerle. Questi E sono questi secondo me. cinque aspetti sono i temi dominanti di questo ciclo velocissimo di 18 giorni che sta Sì, accadendo proprio adesso sotto i nostri occhi. Ok, mi parlavi di due, come si può dire, aspetti planetari importantissimi nei prossimissimi giorni?
Sì, un allineamento galattico che è avvenuto l'ultima volta circa 26.000 anni fa, che avverrà il 20 e il 21 maggio 2012, quindi tra pochissimo, tra la Terra, la Luna, il Sole e le Pleiadi, che per i Maya significa l'allineamento tra la parte materiale e la parte spirituale dell'uomo. Infatti se voi guardate anche su internet ci sono anche delle meditazioni collettive per questa giornata, per queste 2 giornate. Quindi 20 e E poi, 21 maggio, prossimi. sì, 20 e 21 maggio, e poi a seguire, dopo 16 giorni, la data più importante per i Maya in assoluto, il 5-6 giugno 2012, il secondo transito di Venere, che per i Maya rappresentava la discesa sulla Terra dell'energia cristica, il ritorno di Kukulkan, che è il nuovo Cristo. Energia Quindi cristica, come altro potremmo spiegare? cristica è il cristallo, quindi la trasparenza, diciamo la verità, la tipicità in questo senso. E ecco, questi due eventi a breve saranno un cambiamento energetico importante sulla Terra. Wow, interessantissimo questo Marco. Per approfondire, per stare in contatto col tuo lavoro, cioè, che sito o blog possono andare a guardare i nostri ascoltatori? Allora, il sito www.coscienzacreativa.com è il sito in italiano che parla di tutte queste cose, anche tutti i riferimenti ai link esterni sul calendario Maya. E poi c'è anche una pagina Facebook collegata al sito con tutte le novità che vengono aggiornate quasi giornalmente. E poi se qualcuno ha bisogno, necessita anche di una conoscenza più approfondita, sul sito ci sono anche riferimenti alle mail. Ottimo. E c'è anche il link al tuo blog, credo, no? Sì, è la Ok. homepage della pagina del canale Coscienza Creativa, sì. coscienzacreativa.com. Marco Fardin, ti ringrazio da parte mia, a nome di tutti gli ascoltatori, tempo di cambiare, ci hai dato tante informazioni belle e interessanti. Buon proseguimento al tuo lavoro di ricerca e auguroni per tutto. Grazie infinite, ricambio gli auguri e buon tutto. Di nuovo grazie a te, ciao ciao. Così, di nuovo grazie a Marco Fardin per aver condiviso con noi la sua disponibilità e le sue conoscenze. Quindi, secondo il calendario Maya, ci attendono periodi molto speciali. Anzitutto abbiamo il privilegio di vivere in un'epoca straordinaria che si sta preparando da millenni. È il risultato di questa epoca, di questo periodo di fortissimi cambiamenti che stiamo per vivere. Potrà essere positivo o negativo in base anche a quanto coltiviamo la nostra mente e il nostro cuore. E poi certamente quello che abbiamo capito è che ci attendono mesi o forse anche alcuni anni di enorme turbolenza e cambiamenti. E in questa enorme turbolenza però esiste un enorme potenziale per il bene, cioè per la guarigione di tanti problemi e tante sofferenze che affliggono l'umanità da millenni. Ora torniamo al 2012, torniamo all'anno che stiamo vivendo, perché c'è un altro aspetto importante riguardo quest'anno. Se quella dei Maya non è una profezia, ma è soltanto il completamento di un computo, un calendario, c'è un'altra che riguarda il 2012 che probabilmente è una profezia, è quella inscritta, se così si può dire, nel grande sigillo degli Stati Uniti d'America. Anzi, quella è più che una profezia, è un progetto. E quindi, trattandosi di un progetto, come dicevo poco fa, credere o non credere non è più tanto importante quando scopri che esistono persone che credono e lavorano attivamente in una certa direzione. Quello di cui voglio parlarti adesso è questo simbolo, questa profezia, questo progetto incapsulato, per così dire, nel grande sigillo degli Stati Uniti d'America. Ne parliamo fra 15 secondi. Allora, il grande sigillo degli Stati Uniti d'America è un disegno, naturalmente, e al tempo stesso è una profezia. Il disegno è una piramide formata da 13 scalini o 13 segmenti che trovi stampata anche sul biglietto da $1. L'abbiamo riportata qui sulla pagina del settimo episodio di Tempo di Cambiare fra le risorse consigliate. Il gradino più in basso di questi 13 gradini è pieno, cioè c'è scritto a tutto campo 1776 a numeri romani, che è l'anno in cui
la dichiarazione di indipendenza, la fondazione degli Stati Uniti d'America, quindi di quello siamo certi, cosa significa quello scalino, c'è la datazione. Poi ci sono tutti gli altri 12 scalini o segmenti che sono vuoti. Sopra questi la piramide è tronca, cioè manca la testa. La testa è rappresentata dall'occhio che tutto vede, il triangolo con al centro l'occhio, cosiddetto occhio di Osiride, simbolo occultista, simbolo massonico, no? Che è staccato dal resto della piramide. Quindi questo vuol dire che il progetto esiste, però è incompleto, perché l'occhio non è ancora stato poggiato sul vertice della piramide tronca. In cosa consiste il progetto? Cosa è il progetto? È scritto senza mezzi termini nello stesso disegno del Grande Sigillo degli Stati Uniti. C'è scritto Novus Ordo Seclorum, che è latino, significa nuovo ordine mondiale. Quindi, come vedi, sono almeno 200 anni che qualcuno sta perseguendo la venuta di questo nuovo ordine mondiale di cui oggi tutti i potenti della Terra parlano nei loro discorsi. Interessante. Nuovo ordine mondiale, seclorum non vuol dire solo del mondo, no? In latino seclorum significa anche dei tempi o del tempo, è temporale, è quella parola che noi usiamo per dire temporale, per dire ciò che è materiale contrapposto a ciò che è spirituale, questo è l'aspetto materiale, come quando diciamo il potere temporale dei papi, no? Quindi Novus Ordo Seclorum è un nuovo ordine temporale, vuol dire che già esiste un ordine, o esisterebbe secondo loro, nella sfera spirituale, e quello è il giorno in cui verrà creato un nuovo ordine anche nella sfera temporale, in modo che corrisponda all'ordine già esistente nella sfera spirituale. È un po' il discorso che facciamo delle due verità, no? Esiste già un ordine a livello della verità assoluta, anche a livello della verità relativa. Lo instaureremo in maniera tale che i due corrispondano. Questa è un po' la filosofia che c'è alla base. Curiosamente, per chi ha studiato il nuovo ordine mondiale, perché ci sono quelli che non lo studiano, si limitano solo alle chiacchiere o ai video YouTube, no? Ma per quelli che iniziano a approfondire un pochettino il nuovo ordine mondiale, si sarà accorto sicuramente che questa idea o ideale o utopia di un nuovo ordine mondiale presenta un grande paradosso. Nel senso che il fine ultimo che si vuole realizzare sembra essere, come dire, sommamente buono. Invece i mezzi per realizzarlo sembrano essere sommamente malvagi, ma proprio ai massimi livelli. Cosa voglio dire? Mi spiego. Se uno approfondisce i documenti delle Nazioni Unite, i documenti delle varie associazioni, organizzazioni verticistiche, no profit e così via, che teorizzano la venuta di questo nuovo ordine mondiale, viene sempre espresso solo ed esclusivamente in termini talmente positivi che io e te, se li cominciassimo a leggere, non potremmo non essere d'accordo. Il nuovo ordine mondiale coincide con un'umanità non più dominata dagli egoismi individuali, nazioni non più divise fra loro, nazioni non più in guerra, ma che si dialogano armoniosamente, non ci sono più armamenti, non c'è più inquinamento, non c'è più sfruttamento delle risorse del pianeta. Le vite degli esseri viventi e degli esseri umani su questo mondo non sono più dominate dal denaro. Ci sono tantissimi indizi e documenti divulgati, trapelati, eccetera, eccetera, che fanno intravedere il nuovo ordine mondiale come un mondo senza denaro, in cui il denaro non serve più. E quindi il mondo non è più caratterizzato né dallo stress di dover continuamente vendere la propria vita in campo del denaro, e sia non è più caratterizzato dalle ingiustizie, dall'avidità di pochi, dalla povertà di tanti. È un mondo ideale, utopistico, in cui ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità, perché se uno è vecchio e malato, è ovvio che le sue capacità sono ridotte rispetto a un giovane 27enne, no? In cui ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità, però ciascuno riceve secondo i propri bisogni, non si lascia indietro nessuno. È un po' la vecchia utopia di Marx. Era Marx a dire così: ciascuno contribuisce secondo le proprie capacità e ciascuno riceve secondo i propri bisogni, i suoi bisogni. Se non che non si è mai realizzato, forse perché è irrealizzabile, questo lo aggiungo io, ma questa è un'opinione individuale che ciascuno può avere. E quindi è un mondo in cui nessuno più si arricchisce ai danni degli altri e c'è di conseguenza una sola autorità mondiale, una sola autorità, anche come posso dire, una sola polizia per chi cerca di imbrogliare contro il sistema e così via.
Più uno lo studia, più si rende conto e viene scritto in termini esclusivamente positivi. In realtà voler dire proprio, spero che di non attirarmi le maledizioni di nessuno per quello che sto per dire. Se, in realtà il nuovo ordine mondiale, come viene descritto da tutte le varie associazioni e così via, che poi confluiscono nelle Nazioni Unite, viene espresso più o meno corrisponde alla visione Jacques Fresco, corrisponde alla visione del Project Venus, corrisponde anche alla visione Zeitgeist, un mondo tecnologico in senso positivo perché è ecologico rispetto alla natura, non ci sono più tecnologie inquinanti, tutto è razionale, non occorre più il denaro, l'uomo non è più schiavo del lavoro perché è crollato il paradigma di lavorare 8 ore al giorno per lo stipendio, perché non c'è più lavoro per tutti, il lavoro adesso lo fanno le macchine, quindi con 1 ora al giorno di lavoro più o meno volontario si riesce a mandare avanti la società nel modo migliore. Ecco, quello che, forse questo è uno dei motivi per cui non ho parlato fino ad ora di Zeitgeist, anche se tutti mi dicono, Italo, perché non parli mai di Zeitgeist? Non perché ho niente a favore o niente contro Zeitgeist, ma sono stato colpito fin dal primo momento, e questa non è una critica, è solo un'osservazione, sono stato colpito fin dal primo momento come il mondo ideale descritto da Zeitgeist, da Jacques Fresco del Project Venus, sia esattamente la stessa identica cosa, così come la descrivono il nuovo ordine mondiale. Però non voglio perdere il filo del discorso. Il filo del discorso era un altro. Il filo del discorso era questo grande paradosso per cui ha un fine perfettamente positivo, diciamo il sommo bene, corrispondono dei mezzi per realizzare questo fine, che sono invece il sommo male. Perché dagli stessi documenti che sono trapelati segreti interni all'elite mondiale, questi documenti parlano chiaro. Si parla di sterminare 2/3 dell'umanità perché siamo troppi. Si parla di scatenare la terza guerra mondiale per scatenare un momento di emergenza grazie al quale i popoli saranno più propensi a un nuovo ordine mondiale. Lo stesso l'attentato alle Torri Gemelle diventa un grande rituale volto a scatenare la guerra al terrore, volto a scatenare una grande emergenza e una grande paura in base alla quale saranno gli stessi uomini a chiedere ai governi di unirsi e di creare un nuovo ordine mondiale. Ma si parla di molto peggio. Si parla di guerra mondiale, si parla di un'epidemia devastante studiata in laboratorio che decimerebbe la popolazione della Terra. Si parla di. Ci sono prove su questo, ci sono documenti divulgati da militari di altissimo grado e ci sono le tracce lasciate da loro stessi su queste teorie. Per esempio, l'aeroporto di Denver, questo ho deciso addirittura di metterlo come risorsa consigliata, quindi lo trovi come risorsa consigliata di questa settimana, alla pagina di questo episodio. Trovi gli scioccanti murales dell'aeroporto di Denver, dove io sono stato non più di 10 mesi fa. Fra l'altro in circostanze totalmente scollegate, cioè voglio dire importanti per me, perché era a Denver vive, o vicino Denver, vive una maestra cinese, sorprendentemente, che è detentrice di insegnamenti spirituali pressoché estinti, e lei probabilmente è l'unica detentrice di questi insegnamenti che io sappia, è corteggiata da tanti studenti che vorrebbero ricevere questi insegnamenti, ma lei è conosciuta perché risponde sempre di no a tutti. E io sono entrato in uno scambio epistolare con questa maestra, con questa insegnante, e lei aveva detto che avrebbe insegnato in tutta la sua vita soltanto a 10 studenti, avrebbe trasmesso il suo lignaggio spirituale. E così, dopo un po' di scambi epistolari, alcuni mesi di scambi epistolari, lo scorso anno, lo scorso estate, lo scorso agosto, ha detto che avrebbe accettato di trasmettermi il suo lignaggio, e così mi sono precipitato, ho preso l'aereo, ho passato 15 giorni d'agosto a casa sua, vicino Denver. È stato per me un momento molto bello e molto importante. Però, a parte questo, non volevo tediarti con questo. Ecco perché l'agosto scorso mi trovo a Denver, l'ho detto, ancora qualcuno pensa che sono una spia, sono una spia della CIA e così via. Mi trovavo a Denver, come sempre, io giro quasi sempre per ragioni spirituali. È raro che giro per fare il turista, invece devo dire che ho girato mezzo mondo per ragioni personali e spirituali, compresa l'America, che ho girato proprio per questa ragione. Comunque, torniamo al filo logico che ovviamente ho
quasi distrutto adesso in questa divagazione. Arrivato all'aeroporto di Denver, sono rimasto stupito dal vedere questi Morales con lo vedrai nei video YouTube, c'è questo soldato gigantesco armato di maschera antigas. Dalla sua armi scaturisce una scia di gas che può essere interpretato anche come l'azione di un virus. C'è anche scritto il nome di quel virus in questo murales, sorprendentemente. E questo virus termina l'umanità lasciando lungo la sua scia montagne di cadaveri, letteralmente, uomini, donne, vecchi e bambini morti. E il murales successivo si vede che questo soldato è morto, caduto per terra. Bambini di tutte le razze si riuniscono gioiosi e fanno il girotondo. Consegnano le loro armi, è un mondo senza armamenti in cui regna l'armonia, la pace, l'equilibrio fra gli uomini e l'equilibrio con la natura si è stabilito in questa maniera. È un intero storyboard, come si dice, un'intera narrazione che si svolge attraverso questi quattro murales, che è sorprendente ed è anche un valore rituale il fatto che loro ce lo dicano prima di farlo. Come già tante volte si è dimostrato, come tutti quei video che fanno vedere quante volte le Torre Gemelle erano state annunciate prima nei film di Hollywood, nei documentari, nei fumetti, nelle copertine di album rock, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, ritornando a noi, l'immenso paradosso quando uno studia il nuovo ordine mondiale è che è come se loro vogliono dire che il sommo bene può arrivare soltanto attraverso il sommo male. E il sommo bene può arrivare soltanto dopo un immane sacrificio, in senso letterale, strettamente satanico, il che corrisponde, in un certo senso, alla filosofia luciferiana che sembrano seguire i potenti della Terra. Ora, questo è il nuovo ordine mondiale, e questo è il progetto del nuovo ordine mondiale. Ma questo è quello che ho capito io fino a questo momento. Invito tutti gli amici ascoltatori a dare il loro contributo di quello che scoprono strada facendo e per completare il quadro. Quello che io ho capito è che c'è questo grande bene e grande male che secondo loro devono accadere contemporaneamente. Può essere anche che io ho capito male, ok? Questo è un ordine mondiale. Il progetto è completo, l'attuazione no. Il sigillo, però, il simbolo, il grande sigillo degli Stati Uniti, è stato decodificato da tantissimi studiosi. È stato spiegato il significato. È stato spiegato attraverso il calendario Maya, sorpresa delle sorprese. Ciascun baktun del calendario Maya è suddiviso in 20 periodi di 19,7 anni. Se noi, partendo dal 1776, che è l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, che è il primo gradino e che non può essere frainteso perché c'è scritto a lettere cubitali 1776 nel sigillo stesso, se partendo dal primo gradino, 1776, aggiungiamo i 12 gradini successivi, come se fossero 12 periodi successivi di 19,7 anni, come da disegno, si arriva esattamente al 2012, ladies and gentlemen, che è l'anno in cui viene posata la testa della piramide sulla sommità della piramide tronca. Quindi il 2012 è l'anno in cui il progetto è destinato a compiersi. Ma non solo, ladies and gentlemen, non finisce qui. Se noi facciamo 19,7 anni moltiplicato i 12 gradini, non si arriva a 2012, si arriva esattamente a 2012,4. Ora, quello 0,4 è ovviamente una frazione decimale. Se noi traduciamo questa frazione decimale 0,4 nel numero di mesi contenuti in un anno, otteniamo che, come facciamo la debita proporzione, otteniamo che corrisponde a 4,8 mesi. E se le aggiungiamo la data del 4 luglio del 1776, che è la vera data dell'Independence Day, il 4 luglio, più 4,8 mesi, signore e signori, arriviamo dritti dritti dentro il dicembre 2012. E allora a questo punto rimane soltanto la domanda. I padri fondatori degli Stati Uniti d'America, notoriamente massoni e occultisti di altissimo rango, conoscevano il calendario Maya? È mai possibile che hanno inscritto in questi 12 gradini la simbologia dei periodi Maya a 19,7 anni? Fino ad ora mancava la prova. Fino ad ora mancava la pistola fumante che dimostrava incontrovertibilmente che questo è il caso. Questa prova l'ha scoperta Tom Horn,
di cui adesso parleremo e ripartiremo e parleremo e riparleremo, perché tantissimi ascoltatori mi hanno letteralmente subissato di richieste di parlare di Tom Horn e di una sua recente teleconferenza. Mancava la pistola fumante. Tom Horn, in un suo libro chiamato Apollyon Rising 2012, ha definito fra l'altro il 2012 il più antico complotto della storia, la più antica cospirazione. Questo libro è in estrema sintesi, perché è un librone enorme, è una collezione di documenti riguardanti profezie dalle più svariate civiltà sul 2012, dalle più svariate culture, e quindi Tom Horn ha trovato la prova, la famosa pistola fumante, che i padri fondatori conoscessero il calendario Maya, l'ha trovata nella persona di un italiano. Si chiama Costantino Brumidi, classe 1805, pittore alle dipendenze dirette del Vaticano, dove era diventato famoso restaurando affreschi del XVI secolo. Alle dipendenze del Vaticano viene trasferito in America alle dipendenze dei gesuiti. Un trasferimento interno, nota bene, dal Vaticano ai gesuiti in America. Immediatamente appena arriva acquisisce la cittadinanza americana e inizia ad affrescare alcune chiese importanti, quando improvvisamente nel 1854 i gesuiti lo spediscono fra tutti i possibili posti del mondo in Messico, dove finanziano una spedizione volta a studiare reperti archeologici Maya. E anche la famosa Piedra del Sol, il calendario azteco, ispirato sul più antico e più famoso calendario Maya. A questo punto le possibilità sono soltanto tre. Oh, i gesuiti già conoscevano il calendario Maya. I gesuiti, non sono tanto, sono i gesuiti e i massoni, come se fossero in realtà la stessa cosa, nota bene. O già conoscevano il calendario Maya, o lo hanno scoperto tramite le ricerche in loco di Brumidi, ma a questo punto non si capirebbe perché ce lo hanno mandato in Messico, oppure, altra possibilità, è proprio allora che nasceva una specie di complotto volto a dimostrare che il 2012 era una data speciale, profetica. Qualunque sia il caso, fatto sta che appena Costantino Brumidi torna in America, viene subito ricevuto in pompa magna come un eroe, e i gesuiti, ripeto, i gesuiti che ricevono in pompa magna uno che ha studiato dalle reliquie pagane, vabbè, lasciamo perdere il paradosso. I gesuiti lo accolgono come un eroe e subito gli fissano un appuntamento con il direttore generale dei lavori di Washington DC, dove stavano, niente, istantaneamente, fin dal primo incontro, il direttore generale commissiona a Costantino Brumidi l'opera d'arte più importante degli Stati Uniti d'America, possiamo dire, cioè la decorazione del Capitol Building, il Campidoglio di Washington DC, inclusa la famosa e controversissima cupola dove si trova l'apoteosi di George Washington, di cui ho parlato anche Dan Brown in uno dei suoi romanzi. Puoi cercare su internet, puoi fare le tue ricerche su Apoteosi di George Washington. È una cupola affrescata con George Washington. Questo disegno, come possiamo dire, è la massima espressione del paganesimo occultista e massonico degli Illuminati e dei padri fondatori degli Stati Uniti, perché George Washington, dopo la morte, diventa Dio, come diventa un maestro asceso ed è circondato da tutti i dei pagani del Pantheon romano, i vari, non so, Bacco, Venere, Atena, Mercurio e così via, no? E quindi è diciamo, più pagano di così non si può. E in questo stesso Capitol Building di Washington DC, Costantino Brumidi disegna, in grandissima evidenza, il dipinto intitolato Cortez e Montezuma nel Tempio messicano, anche questo lo trovi su internet, dove c'è questa Piedra del Sol con il calendario azteco ispirato al calendario Maya inspiegabilmente in primo piano. E questo, secondo Tom Horn, prova, oltre ogni ragionevole dubbio, la connessione fra i Maya, il 2012 e i padri fondatori che erano massoni di alto rango. Ora, apro una piccola parentesi, perché ho già parlato di questi paradossi che si incontrano studiando il nuovo ordine mondiale. Qui siamo appena inciampati in un altro paradosso, cioè
E questi paradossi, no? Come dicevo prima, il sommo bene va di pari passo con la somma malvagità, no? Questi paradossi, secondo me, sono la vera ragione per cui nessuno riesce a decifrare correttamente quello che sta accadendo nel mondo. È come se tutti gli opposti coinvolti in questa storia si scopre che in realtà non sono opposti, ma sono guidati dalla stessa mano. Perché? Cosa ci insegna la storia di Costantino Brumidi? Ci insegna e ci dimostra che i gesuiti e il Vaticano da una parte, che se l'erano passato l'uno con l'altro, gesuiti e Vaticano da una parte, sono strettamente alleati, fratelli, cugini, con il paganesimo occultista e massonico dei fondatori degli Stati Uniti d'America. È questo che insegna questa storia. Ma d'altra parte, senza andare fino a questa storia, in America, basta che vai a Roma, a Piazza del Gesù, e vedi la Gran Loggia Nazionale d'Italia. Parliamo della massoneria di rito scozzese antico e accettato. E il quartier generale dei gesuiti sono uno di fronte all'altro. I due portoni sono uno di fronte all'altro. La domanda è casuale? La risposta è ovvio che no. Sono la stessa cosa. Sono la stessa cosa. Di quali altre prove abbiamo bisogno per capire che la massoneria da una parte e i gesuiti del Vaticano dall'altra parte sono la stessa cosa? Quante altre prove ci servono? Poi però, dall'altra parte, c'è un'altra narrativa completamente diversa. Cioè, gli Illuminati sarebbero i razionalisti, sarebbero gli illuministi, sarebbero i progressisti che hanno guidato la Rivoluzione francese, che hanno guidato la rivoluzione americana. Ti ricordo che in Francia dopo la rivoluzione hanno buttato giù le statue del Dio dei cristiani e hanno costruito le statue alla Dea Ragione. La rivoluzione francese si adorava la Dea Ragione. Questi sono gli Illuminati. E sarebbero le stesse persone, sarebbero gli stessi, come posso dire, la stessa religione sotterranea degli gnostici 300-400 anni dopo Cristo, che furono perseguitati e bruciati dalla Chiesa Cattolica. E sarebbero il proseguimento, che a loro volta si sarebbero reincarnati sotto forma di catari e templari nel Medioevo, perseguitati e bruciati ancora una volta dalla Chiesa Cattolica, che poi dal giorno del rogo di Giordano Bruno, nel 1600, in Campo dei Fiori, a Roma, da quel giorno decidono di non combattere mai più apertamente contro la Chiesa Cattolica, perché la Chiesa Cattolica fino a quel momento li ha sempre bruciati, ha sempre vinto. Allora dal giorno di Giordano Bruno in poi, questa è la narrativa, decidono di non combatterla più apertamente, ma di andare in segreto, allora che nascono gli Illuminati di Baviera, e di infiltrarla, decidono di infiltrarla e di distruggerla dall'interno fino al giorno della grande vendetta, quando i roghi e le inquisizioni saranno vendicati e il Vaticano brucerà. Questa è la narrativa, è contenuta anche nel libro Angeli e Demoni di Dan Brown. Se ti va a rileggere il libro, ti va a riguardare il film, questa è la narrativa. Però, d'altra parte, se questa è la narrativa, ci sono molte cose che la smentiscono. Se Giordano Bruno muore bruciato nel 1600, questo evento di Costantino Brumidi che accade appena 200 anni dopo, sembrerebbe che in soli 200 anni in pratica gli Illuminati sono già riusciti, si sono infiltrati ai massimi livelli dei gesuiti, del Vaticano, e sono diventati la stessa cosa con i massoni, cioè gli Illuminati, che hanno fondato gli Stati Uniti d'America. Quindi sembrerebbe illogico che in soli 200 anni hanno già portato a compimento il proprio progetto, senza contare tutti gli altri indizi che affiorano periodicamente nel corso della storia, che sembrerebbero dire che ci sono elementi di filosofia luciferiana nella Chiesa Cattolica molto 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 prima del rogo di Giordano Bruno. E basta che pensiamo alle indulgenze, alla corruzione, all'inquisizione, alle torture, alle crociate, alle carneficine di indigeni in America Latina, altro che luciferiano, cioè molto più che luciferiano. In altre parole, è come se la stessa mano sembra che stia muovendo entrambe le fazioni. Cioè, in altre parole, ritorno al paradosso. In altre parole, come se Giordano Bruno e quelli che l'hanno bruciato erano in realtà guidati dalla stessa mano. Ed è qui che la mente si paralizza e non riesce più a capire. È come se assistiamo a una rappresentazione simbolica, rituale, che non è vera, è fasulla in un certo senso, però ha un suo significato simbolico rituale. E qui chiudo la parentesi.
Chiudo questa lunga parentesi che spero sia servita anche per stimolare un po' sia le riflessioni dei miei ascoltatori, che sono sicuramente ascoltatori molto inquisitivi, molto intelligenti, che si pongono tante domande e quindi apprezzano queste divagazioni, probabilmente. Ecco perché mi sento in diritto di farle. E quindi, chiusa parentesi, torniamo a noi, torniamo a questo testo di Tom Horne, questo libro chiamato Apollyon Rising. Che, ripeto, in estrema sintesi, questo libro sul 2012 di Tom Horne è una collezione di documenti riguardanti le profezie da parte di diverse culture e civiltà sul 2012. E ci sono tante di queste profezie che lui prende in esame. Per esempio, c'è la profezia Cherokee del serpente a sonagli. Che ti leggo, te la leggo brevemente dall'inglese, anche qui incespicherò perché te la leggo in diretta, te la traduco in diretta. Negli anni 2004 prima e 2012 poi ci sarà un allineamento che avrà luogo sia nel calendario Cherokee sia nelle stelle, nella costellazione del serpente a sonagli. Sarà il tempo della serpente a due teste. Sarà il tempo del rosso di Orione e Giove contro il blu delle Pleiadi e Venere. Sarà il tempo dell'amata donna e dei misteri del tempo non tempo. Nell'anno 2004 e di nuovo nel 2012, la costellazione dei Cherokee, denominata Serpente a Sonagli, assumerà una configurazione totalmente nuova. Il serpente rimarrà, tuttavia, sul Serpente a Sonagli sarà aggiunta sulla sua testa delle piume. I suoi occhi si apriranno e brilleranno. Ali scaturiranno come se fosse un serpente alato, avrà testa e braccia, e nelle sue mani ci sarà una ciotola, e questa ciotola sarà piena di sangue. Sulla sua coda ci saranno sette sonagli e che risuoneranno in unisono col movimento delle Pleiadi. Il serpente a sonagli diventerà così il serpente piumato, o serpente piumato del tempo senza tempo. E al di sopra del serpente a sonagli ci sarà anche la Via Lattea e ci sarà un incrocio, una croce con la Via Lattea sarà visibile in quel momento, cioè la nostra galassia. Così il calendario Cherokee finirà nell'anno 2012, ma in quei tempi si avvereranno il serpente piumato e la sua profezia. Questa è la profezia Cherokee del serpente a sonagli. Nota bene, che anche questa è controversa, nel senso che viene fatta risalire alla prima metà del 1800, quindi è contemporanea ai vari avvenimenti di Brumidi che viene mandato in Messico, eccetera, 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 quindi è stranamente contemporanea a quel periodo. Fra parentesi, molti Cherokee affermano di non conoscerla, e quindi anche qui. Sarà una profezia autentica o sarà una manipolazione da parte dei soliti ignoti che stanno cercando di identificare il 2012 come un anno importante per la realizzazione del loro progetto? Anche qui c'è un punto interrogativo. Un'altra profezia che prende in considerazione Tom Horne in Apollyon Rising è il libro perduto di Nostradamus. Si chiama Libro perduto di Nostradamus. Afferma che il 21 dicembre 2012, fra la costellazione del Sagittario e quella che avviene subito dopo del Capricorno, si aprirà un varco nel quale apparirà la costellazione Ophiuco, serpentario, non a caso, anche qui c'entra il serpente, serpentario, se lo volessimo tradurre in italiano, e si creerà un incrocio fra l'allineamento, fra la, come si chiama, l'equatore dei poli. È il piano dell'ellittica, insomma, di una roba complicatissima. E in questo momento ci sarà morte, ci sarà devastazione, ci sarà la fine di un'era e ci sarà l'inizio di una nuova era nel 2012. Ma guarda caso, anche questo libro perduto di Nostradamus è molto controverso. È stato ormai assodato anche in base all'analisi degli inchiostri utilizzati, che è stato composto almeno 2 secoli dopo che Nostradamus era morto, senza contare che è composto quasi interamente di dipinti e Nostradamus non aveva mai dipinto in vita sua. Quindi anche queste profezie sembrano interessate e potrebbero essere frutto di una manipolazione. E sono profezie relativamente recenti.
Poi Tom Horn prende in considerazione un paio di profezie che sono probabilmente meno controverse perché sono più antiche. Una è quella dello Zohar. Lo Zohar è un antico testo rabbinico, giudaico, medievale, antico, antico quindi circa 700 anni, è collegato alla Kabbalah intesa come insegnamento del misticismo ebraico. E questo Zohar in un passaggio recita quanto come segue, anche questo lo traduco dall'inglese. Nell'anno 5773, questo è l'anno rabbinico 5773, che corrisponde al 2012, i re del mondo si riuniranno nella grande città di Roma e l'Altissimo farà precipitare su di loro fuoco, grandine e meteoriti. Fino a quando tutti saranno distrutti, i re del mondo, con l'eccezione di quelli che non avevano fatto in tempo ad arrivare. Ora, quest'anno rabbinico 5773 corrisponde, se lo traduciamo nelle nostre date, va dal settembre 2012 al settembre 2013, quindi è questo l'arco di tempo. Fra l'altro, questa identificazione, questa profezia, Tom Horn la collega, secondo lui è direttamente collegata al ritorno del Messia, o meglio alla profezia biblica sul ritorno del Messia, perché in questa profezia, in questo Zohar testo, si fa notare che non tutti i re saranno distrutti, questa pioggia di meteoriti che distruggerà anche Roma, ma di quelli che rimarranno. Il testo dice: questi cominceranno da capo a fare altre guerre. Da quel momento il Messia inizierà a dichiararsi e intorno a lui si raduneranno molte nazioni e schiere dagli angoli più remoti della terra. Così, questa è la profezia Zohar. È 700 anni più antica e ha comunque a che fare con un periodo di grande tribolazione e turbolenza. Guarda caso, ancora una volta nel 2012. E poi ci sono, esaminate sempre da Tom Horn in questo libro, è la profezia di San Malachia. San Malachia è un monaco cistercense irlandese del XII secolo che durante una sua visita in Vaticano a Roma, su invito del Papa, entrò in una sorta di trance e dettò 111 motti, trascritti in latino, corrispondenti a ciascuno dei papi successivi, quindi una visione profetica. La lista comincia nel 1143, che è la data in cui accaddero i fatti, però attenzione, la pubblicazione ufficiale di questa profezia avvenne soltanto nel 1595. Quindi da questa data in poi è stata pubblicata e quindi sappiamo per certo che da quella data in poi non è mai più stata modificata, sembra. Perché qui bisogna sempre mettere un punto interrogativo. Sembrerebbe che questa data in poi non è mai più stata modificata, mentre c'è evidenza che che siano state leggermente truccate le date precedenti per far corrispondere meglio le descrizioni alle caratteristiche dei papi. Però ci sono anche in tempi recentissimi esempi di accuratezza anche stupefacenti. C'è per esempio il motto che riguarda Gregorio XVI, che dice De balneis Etrurie. I motti sono brevissimi, descrivono, si chiama De balneis Etrurie, e Papa Gregorio XVI iniziò la sua vita religiosa nell'ordine dei Camaldolesi, che fu fondato nel XIII secolo in Etruria, in una località chiamata in latino Balneum. E quindi qui, voglio dire, più azzeccata di così non riusciamo a immaginarcela. Poi c'è la profezia di, per esempio, Leone XIII. Il motto dice Lumen in cielo. E questo era una luce nel cielo, infatti il simbolo della sua casata, quella dei Pecci, era una cometa. Poi ancora abbiamo Benedetto XV, predecessore dell'attuale almeno nel nome, e siamo già nel 1900, religio depopulata, perché fu papa durante i massacri della Grande Guerra e l'epidemia della Spagnola, eventi che provocarono la morte di milioni di cristiani. In più, nel 1917 arrivò la rivoluzione russa che portò alla fine della vita religiosa nel paese precedentemente cristiano, da cui il motto religione spopolata.
Ancora Giovanni XXIII, il famoso Papa Giovanni XXIII, dice Pastor et Nauta, fu patriarca di Venezia prima di diventare pastore, quindi prima di diventare papa, da cui pastore e marinaio. A proposito di Paolo VI, Malachia dice, Malachia o chi per lui, perché l'attribuzione è anche questa un po' controversa, però sicuramente risale a prima del 1500. Paolo VI dice Flos Florum. E Papa Montini era il fiore dei fiori perché infatti la famiglia Montini aveva tre gigli nel proprio stemma. Di Giovanni Paolo I, lo sfortunato Giovanni Paolo I che dura pochissimo, dice De medietate lune, cioè della metà della luna. Qui sembra aver previsto, anche nel caso di Papa Luciani, il fatto che il suo brevissimo pontificato dura appena 33 giorni, iniziò e terminò quando la luna era visibile, era esattamente a metà del ciclo lunare. Anche questa una coincidenza, chiamiamola così, abbastanza impressionante. Poi Giovanni Paolo II veniva chiamato De labore solis, cioè la fatica del sole, che è un riferimento al fatto che egli nacque nel giorno di un'eclisse solare e anche morì nel giorno di un'eclisse solare, che è una doppia circostanza estremamente rara. Il Papa attuale, Benedetto XVI, viene chiamato De gloria olive, cioè la gloria dell'olivo, che sembra un riferimento al nome di Benedetto, perché i membri dell'ordine benedettino sono noti anche come olivetani, il cui stemma è proprio un ramo di oliva. Soprattutto però, egli è nato nel sabato santo del 1927, al culmine del periodo pasquale, che anche questo è notoriamente sotto il segno dell'olivo. Quindi, insomma, indizi ce ne sono in questa profezia, ma ovviamente la cosa che più ci interessa di cui stiamo parlando è la profezia riguardante la fine. C'è un ultimo papa dopo il papa attuale Benedetto XVI e si chiamerà Petrus Romanus e sarà l'ultimo, perché poi ci sarà la fine della cristianità come la conosciamo. E questa è l'unica frase che segue i nomi, che segue i motti dei vari papi, e la frase, se la traduciamo dal latino, dice letteralmente: durante l'ultima persecuzione della Santa Romana Chiesa siederà Petrus Romanus, Pietro il Romano, che pascerà il suo gregge fra molte tribolazioni. Quando queste saranno finite, la città dei sette colli sarà distrutta e il temibile giudice giudicherà il suo popolo. Amen. Questa è la profezia di Malachia. Fra l'altro richiama sorprendentemente la profezia dello Zohar, dove si dice che i re della terra saranno tutti quanti radunati a Roma, e poi Roma sarà distrutta, potenzialmente perché magari per un'elezione papale. E lo Zohar colloca questo evento senza ambiguità nel 2012. Fra l'altro, vi ricordo che nel febbraio di quest'anno, 2012, ci sono state voci insistenti di possibili attentati alla vita del Papa entro la fine di quest'anno, inspiegabili, l'abbiamo letto sui giornali, e ci sono state sempre nel mese di febbraio voci insistenti che il Santo Padre starebbe pensando alle dimissioni, da cui eventualmente, evidentemente una nuova elezione papale, dimissioni che fra l'altro sarebbe una cosa di assolutamente straordinario e inaudito, perché l'unico Papa che si è dimesso, che io sappia, perché è considerato gravissimo peccato per un Papa dimettersi dalla propria carriera. Abbiamo visto Papa Wojtyła in preda alla malattia, non era più in grado neanche di intendere di volere e nonostante questo non si è mai dimesso. L'unico Papa che si è dimesso, che mi ricordo, era un Papa nato all'Aquila, Celestino V, che Dante Alighieri ha messo nell'inferno, proprio perché è inaccettabile per un Papa dimettersi, quindi parliamo di circostanze straordinarie. E a questo punto, quindi, torna alla domanda. Tutta questa è un'antica cospirazione, forse la più antica delle cospirazioni, nel senso che ci sono fonti manipolate allo scopo di far coincidere lo scoccare di tutte le date, di tutte le più diverse profezie con il dicembre 2012. Oppure esiste nel nostro immediato futuro un momento catartico, una tragedia, o un momento di grande rinnovamento, un momento di improvviso cambiamento.
Un momento catartico che la nostra coscienza collettiva oppure individui particolarmente dotati hanno captato con molto anticipo. Nota bene che sia in un caso sia nell'altro esiste allo stesso modo un potenziale per un evento catartico. È come quando si accumulano tante nuvole nere, poi alla fine finisce che piove. A maggior ragione se un gruppo di persone sta lavorando attivamente per realizzare queste profezie, perché considerano che la realizzazione di queste profezie abbia un valore simbolico, occulto, rituale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, fra 15 secondi, una domanda di un ascoltatore che ci dà il modo di riprendere il discorso esattamente da dove lo avevamo lasciato. Bene, eccoci alla domanda di Alberto, arrivata sulle pagine del nostro podcast. Ciao Italo, sono venuto a sapere di un'intervista radio in inglese molto valida e illuminante di circa 4 ore di Steve Quayle e Tom Horn, dove parlano di fatti e aggiornamenti su cosa realmente sta dietro il predominio del potere spirituale da parte della Chiesa e il Vaticano. Questa intervista è stata fatta il 22 febbraio 2012. Alberto vi passa il link. Io non l'ho ascoltato e non so trarre purtroppo le mie conclusioni. Cercherò, mi attiverò per una traduzione in italiano, ma a detta di esperti è una fonte di informazione molto valida e purtroppo ancora nascosta al pubblico italiano. Non so, mi sentivo di consigliarti questo video, magari lo ascolterai, come invece rifiuterai il fatto di prenderlo in esame in quanto fuori dai programmi del podcast. Comunque sia, ti ringrazio di cuore per tutto e per ora continuerò a seguire i tuoi podcast al di là dei suggerimenti forniti. Grazie a te, Alberto. Sì, questo è stato registrato nel febbraio 2012, come tu dici, un'intervista di 4 ore fra Steve Quayle e Tom Horn, stata fatta alla fine di febbraio. E l'ho ascoltata di lì a pochissimo. Scusa, era ancora marzo, credo, se non ricordo male, quando l'ho ascoltata. E finora, però, in realtà questa è sono tantissime. Questa è l'ennesima domanda che mi ha fatto Alberto, non tu. Tantissime persone mi hanno fatto domanda di poter parlare di questa intervista fra Steve Quayle e Tom Horn. E fino ad ora sono stato estremamente reticente a parlarne, perché, anche perché fa parte di quello filone di ricerca molto disturbante di cui facevo accenno all'inizio dell'episodio 3, e dicevo che non so se voglio cacciarmi in questo vespaio ed iniziare a parlare di satanismo, messe nere e così via, perché non sono argomenti in cui mi sento assolutamente a mio agio, anzi, dovrei essere più preciso, li disprezzo con tutto me stesso. Allora direi che possiamo fare così, visto che questa di Alberto è la 34esima richiesta di parlare di questa intervista di Tom Horn, adesso posso farti un riassunto. Molto sommario dell'argomento di questa intervista, che come tu stesso hai fatto notare sono circa 4 ore di intervista. Poi dopo si vedrà se è il caso di approfondire o meno, dipenderà anche da come lo accogliete tu e di come lo accolgono gli altri ascoltatori, cioè mi farete sapere se vi interessa approfondire questo genere di tematiche o meno. Ti faccio notare però, prima di proseguire, Alberto, che tu mi dici, caro Italo, vabbè, il tuo podcast mi piace tanto, però c'è una parte che manca nel tuo podcast, è la parte spirituale. E dici, secondo me dovresti parlare di questa cosa di Tom Horn e Steve Quayle. Ti faccio notare che per spirituale probabilmente io intendo qualcosa di molto diverso, cioè, o forse io e te intendiamo qualcosa di molto diverso. Questa roba di cui sto per parlare, a mio modesto parere, è tutto fuorché spirituale, anzi, semmai la possiamo definire cronaca criminale. Spirituale è semmai la parte di questo podcast dedicata ai valori. Anzi, proprio specie il discorso che ho fatto oggi sul vero significato della saggezza, illuminazione o così via. Questo è veramente spirituale. Questo per dirti, Alberto, non cercare troppo lontano lo spirituale. Lo spirituale è molto più vicino a te, di quello che pensi. Se non hai colto questo aspetto, suggerisco di riascoltare con attenzione sia questo che gli episodi precedenti nella parte dedicata ai valori, perché un'opinione errata di cos'è lo sviluppo spirituale può produrre conseguenze negative per la nostra mente. Ricordati, Alberto, che la vera spiritualità è migliorare noi stessi per fare del bene agli altri. Lo ripeto, migliorare noi stessi per fare del bene agli altri. Tutto il resto è cronaca mondana. Così, parliamo un po' di cronaca mondana. Allora, parliamo di questo Tom Horn. Tra l'altro, questa intervista è stata fatta in febbraio e poi dopo in aprile Tom Horn ha pubblicato questo libro, il nuovissimo libro, quindi un mese fa,
che si intitola Petrus Romanus, in cui parla e approfondisce le circostanze collegate alla prossima elezione di quello che sarà il prossimo Papa quando questo qui verrà meno o si dimetterà. E in questo libro, Petrus Romanus, Tom Horn esamina ancora una volta alcune profezie riguardanti il 2012. In particolare la profezia di San Malachia, di cui abbiamo già parlato, e la mette in relazione con avvenimenti contemporanei che starebbero accadendo nel Vaticano. E il libro è interamente dedicato, è un libraccio di 500 pagine e passa, è interamente dedicato a come questa profezia sta apparentemente prendendo forma sotto i nostri occhi. E vi ricordo che si tratta dell'ultimo Papa, secondo la profezia di Malachia. E che segnerà quindi la fine del cattolicesimo come lo conosciamo. E vi ricordo anche, giusto per precisare l'angolatura, Tom Horn è un cristiano conservatore, quindi la sua osservazione non è neutrale, è l'osservazione di un cristiano conservatore. Ovviamente cristiano conservatore americano significa una delle varie infinite denominazioni della Chiesa protestante, possiamo chiamarlo così. Quindi l'angolatura di Tom Horn è che il Vaticano, semmai è stato puro in passato, e io ho già messo un punto interrogativo quando ti ho parlato delle varie influenze luciferiane presenti con le indulgenze, le crociate, le torture e così via. Semmai è stato puro con la P maiuscola, e secondo l'angolatura, e oggi sarebbe invece infiltrato, nella migliore delle ipotesi, da forze che possiamo definire luciferiane. Fra l'altro, come sanno i credenti? Questo sarebbe menzionato anche nei vari segreti di Fatima, e i segreti di Fatima sono tenuti nella più alta considerazione in ambito cattolico. Ora, la storia di questo Petrus Romanus inizia con un padre gesuita di nome Malachy Martin, che è stato professore all'Istituto Biblico Pontificio del Vaticano, dove insegnava ebraico, aramaico, sacre scritture. È stato uno dei protagonisti delle ricerche sui rotoli del Mar Morto appena furono scoperti. In pratica era un cervellone questo Malachy Martin, era in Vaticano durante il Concilio Vaticano II, era lì negli anni 60 e fu una delle poche persone al mondo a conoscere il terzo segreto di Fatima da parte di un cardinale che lo aveva visto con i suoi occhi, di cui lui era assistente personale, di cui adesso mi sfugge il nome. Malachy Martin fu anche personalmente amico, personalmente vicino a Papa Paolo VI, da cui ottenne personalmente lo scioglimento dei suoi voti. Quindi abbandonò la sua vita da gesuita, era un gesuita, e mollò tutto, abbandonò il Vaticano, si trasferì a New York, lui è americano evidentemente, e fra i suoi vari scritti, che sono tantissimi, c'è un romanzo, un libro chiamato Windswept House, che significa casa spazzata dal vento, e che naturalmente non è stato mai tradotto né pubblicato in italiano. Windswept House di Malachy Martin, dove lui, quando gli fu chiesto ma questa è una fiction? Lui rispose: questo non è fiction, questa è faction, dove fiction significa eventualmente evidentemente finzione, e faction significa che è basato su fact, cioè su fatti, basato su dati di fatti. E infatti, nella forma di romanzo, qui l'autore parla di tutto quello che accade in Vaticano realmente, incluso persone, nomi, cognomi e circostanze. L'evento clou di cui si inizia a parlare in questo Petrus Romanus è quello del 29 giugno 1963, in cui, secondo Malachy Martin, nella Cappella Paolina all'interno del Vaticano venne celebrato un rito satanico con l'attiva partecipazione di prelati, vescovi, clero e laici. Questo per via per festeggiare, se così si può dire, una ben specifica profezia luciferiana che diceva che ci sarebbe iniziato, sarebbe stato l'avvio dell'era di Satana nel momento in cui un nuovo papa avrebbe assunto il nome di Paolo. Così, il 21 giugno del 63, Papa Montini prese il nome di Paolo VI, e 8 giorni dopo, il 29 giugno, ci fu questo rituale satanico in Vaticano, nella Cappella Paolina, all'interno del Vaticano, in cui venne celebrato l'insediamento di Satana sul trono del Vaticano e, possiamo dire, la consacrazione del Vaticano a Satana. Ora, non potendo fare all'interno delle mura, del Vaticano un sacrificio completo, e cosa significa completo lo lascio alla tua immaginazione. Fu deciso che si sarebbe svolto un altro rito contemporaneamente, nello stesso momento, nella chiesa cattolica di Charleston in South Carolina,
che si troverebbe poi sul 33° parallelo, si troverebbe a due passi da una loggia massonica molto importante, credo se non ricordo male, la più importante d'America, in South Carolina, sempre lì a Charleston, e si troverebbe sul 33° parallelo, che è lo stesso parallelo di Gerusalemme, per cui se uno fa dei sacrifici con spargimento di sangue o qualcosa del genere, sul 33° parallelo sembra che la potenza di questi sacrifici venga amplificata. Giusto per dirvi il livello di ciò di cui stiamo parlando, a officiare questo sacrificio in South Carolina, contemporaneo a quello che avvenne in Vaticano, era, secondo le parole di Malachi Martin, il vescovo Leo. E infatti, come dimostrazione che non si tratta di fiction, ma di realtà, l'unica diocesi esistente in tutto South Carolina a quell'epoca aveva come vescovo Leo Unterkofler. E quindi nomi e cognomi fatti con grande dovizia di particolari. Il rituale si consumò contemporaneamente al rituale in Vaticano con la violenza sessuale ai danni di una bambina che venne prima narcotizzata e poi abusata. Sempre Malachi Martin, in un altro libro, scriveva: in almeno tre grandi città degli Stati Uniti, membri del clero hanno a loro disposizione almeno un coven, cioè luogo di ritrovo per rituali satanici, pedofiliaco, popolato e mantenuto esclusivamente da membri del clero. Chiuse le virgolette. Nota bene, Malachi Martin morì prima che scoppiasse lo scandalo pedofilia in America e lui stava indagando attivamente su questo problema pedofilia legato al satanismo. In America, in ambienti cattolici, in America, morì fra l'altro in circostanze assolutamente poco chiare. E in un altro passaggio dei suoi scritti dice: improvvisamente divenne indiscutibile che ora, durante questo papato, l'organizzazione della Chiesa Cattolica Romana portava dentro di sé una permanente presenza di chierici che praticavano il culto di Satana e lo apprezzavano, di vescovi e preti che si sodomizzavano a vicenda e sodomizzavano bambini, di suore che praticavano i riti neri della Wicca e che vivevano in relazioni lesbiche. Ogni giorno, inclusa la domenica e i giorni santi, atti di eresia e blasfemia erano commessi e permessi ai sacri altari da uomini che un tempo erano chiamati preti. Atti e riti sacrileghi non solo erano effettuati dinanzi ai sacri altari, ma avevano la connivenza o almeno il tacito permesso di cardinali, arcivescovi e vescovi. E quindi, signore e signori, è tristissimo occuparsi di questa robaccia. È proprio questo probabilmente che Papa Giovanni Paolo I scoprì e iniziò a indagare, iniziò a mettere mano su questo, oltre agli altissimi livelli di infiltrazione massonica a più alti livelli del Vaticano, oltre agli incredibili traffici di denaro da parte dei banchieri del Vaticano. E iniziò a occuparsi di questo, di satanismo, di pedofilia e così via. E fatto sta che pochissimi giorni dopo la sua elezione, quando ancora c'erano il metropolita Nicodemo, che è la seconda carica più alta del cristianesimo ortodosso, era andato a trovarlo in visita ufficiale proprio per congratularsi della sua elezione e incontrarsi proprio per la prima volta. Il metropolita Nicodemo, a porte chiuse, durante un incontro privato con Papa Giovanni Paolo I, morì di infarto subito dopo aver bevuto una tazza di tè che evidentemente in quel momento era destinata a Giovanni Paolo I. E il metropolita Nicodemo era un omaccione di 48 anni, grande, grosso e in perfetto stato di salute. E di lì a pochi giorni, esattamente 33 giorni dopo il giorno della sua elezione, e ti ricordo che il 33 è un numero occultista, massonico, eccetera, 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 o diabolico, come preferisci chiamarlo, a 33 giorni esatti dal giorno della sua elezione, Papa Giovanni Paolo I fu trovato morto con ancora la tazza di tè lì vicino sul suo comodino. Ancora negli anni 90 ci fu un padre, Alfred Kunz, che indagava, americano anche lui, che indagava su questi stessi identici eventi di satanismo e pedofilia all'interno della Chiesa Cattolica in America, e stiamo parlando degli anni 90, prima che scoppiasse lo scandalo pedofilia,
quel poco che è scoppiato, perché il resto sicuramente ancora non ne sappiamo nulla. E questo padre Alfred Kunz, che indagava su questo, era in stretto contatto con Malachi Martin e un giorno al telefono confessò di temere per la sua vita, che l'avrebbero potuto ammazzarlo da un momento all'altro. Ci sono stati molti brutti segnali a questo proposito. E una settimana dopo questa telefonata a Malachi Martin, il padre Alfred Kunz fu trovato sgozzato nella propria chiesa nel Wisconsin. Esattamente 24 ore dopo un misterioso sgozzamento di un vitello, di un contadino di una fattoria vicinissima alla chiesa di padre Kunz, che aveva dichiarato alla polizia: io non ho mai visto una cosa del genere in vita mia, è sicuramente opera di un culto, di una setta satanica. Quindi, ladies and gentlemen, sulla base di queste premesse, Tom Horn fa questa lunghissima teleconferenza di 4 ore, con Steve Quayle, e in questo suo lunghissimo libro porta lunghissime argomentazioni in cui dice praticamente che il prossimo Papa, potenzialmente quest'anno, 2012, corrisponderebbe a quello che nella Bibbia verrebbe identificato come il falso profeta, e per Bibbia intendo Antico Testamento, verrebbe identificato come il falso profeta, la cui funzione principale sarà quella di gettare tutto il suo peso spirituale a sostegno di una figura politica che sarà poi l'anticristo di cui si parla nell'Antico Testamento. Questo anticristo arriverà a un momento di grande confusione, di grande minaccia, in cui se ci sarà una guerra, ci sarà del terrorismo, ci sarà una pioggia di meteoriti o una falsa pioggia di meteoriti, aggiungo io, o ci sarà una bomba nucleare sporca, per esempio durante le Olimpiadi di Londra, oppure durante le elezioni del nuovo Papa a Roma, o forse ci sarà una falsa invasione aliena, o ci sarà qualcosa di incredibilmente enorme per la coscienza collettiva della gente di questo mondo. E a fronte di tutte queste immense minacce emergerà questa figura che tutti considereranno il Salvatore e che sarà invece l'Anticristo, a cui seguiranno 3 anni e mezzo di grandi tribolazioni, alla fine di quali 3 anni e mezzo ci sarà il ritorno di Cristo, che sconfiggerà l'Anticristo e condurrà tutti i credenti in paradiso. Tutto questo, ovviamente, da parte mia, che come ben sai non sono cristiano e non sono cattolico, ma bensì appartengo a un'altra cultura e a un'altra tradizione, col punto interrogativo, nel senso che la Bibbia parla di Cristo, di Anticristo, di grandi tribolazioni, ma come la Bibbia sia stata scritta, voglio dire, in maniera totalmente diversa rispetto alle fonti originali, ammesso che le fonti originali fossero realmente affidabili, lo testimonia il lavoro contemporaneo di Mauro Biglino, che qualcuno di voi gentilmente ha consigliato, qualcuno dei miei ascoltatori che ringrazio ha consigliato anche come fonte, su cui magari ritorneremo. A Mauro Biglino è stato commissionato la traduzione di diversi libri dell'Antico Testamento, e lui di effetti ha fatto questo, li ha tradotti, se non che dopo la sua traduzione, la traduzione è stata prima manipolata e poi considerata completamente inaccettabile, è stata devastata. In pratica la Bibbia, le nostre traduzioni della Bibbia dicono qualcosa che i testi originali in ebraico e aramaico assolutamente non dicono. Quindi quando io sento parlare di Cristo, l'Anticristo, grandi tribolazioni e poi il ritorno di Gesù, su tutte queste cose metto sempre un grandissimo, enorme punto interrogativo. E questo è il mio punto di vista, tu ovviamente sei libero di avere il tuo punto di vista. Ora, queste sono le premesse delle vicende ricostruite in Petrus Romanus. In realtà la parte del leone in queste vicende, nel libro Petrus Romanus di Tom Horn, lo fa il terzo segreto di Fatima, è il modo in cui questo terzo segreto sarebbe stato manipolato. E se c'è un numero sufficiente di ascoltatori a cui piacciono le storie dell'orrore, può darsi che io in uno dei prossimi podcast decida di continuare a parlare di questo. Non lo so quanto veramente interessi i miei ascoltatori. Comunque, nel frattempo, direi, facciamo 15 secondi di pausa e poi passiamo e finiamo all'angolo degli ascoltatori.
Così, siamo addirittura d'arrivo di questa lunga puntata, siamo arrivati all'angolo degli ascoltatori e anche questa volta ci sono state più di 400 commenti e ovviamente non posso rispondere a tutti, ma ringrazio tutti per gli interventi, per i contributi, per i video segnalati, per le domande e così via. Sono molto molto vicino, leggo sempre tutti i commenti e mi dispiace non poter rispondere personalmente a tutti. Voglio rispondere a Gianluca che mi ha scritto già un paio di volte, se non sbaglio. Italo, ti faccio notare che quando uno si iscrive alle tue mailing list, per chiedere informazione, se ricevono informazioni che hanno un linguaggio di marketing un po' troppo spinto, persuasivo e così via, ti invoglio in un certo senso a armonizzare il tuo linguaggio di marketing con il linguaggio che usi in tempo di cambiare. E io ringrazio Gianluca per la tua domanda che ho percepito come molto sentita e molto sincera. Quello a cui si riferisce Gianluca è quando tu richiedi informazione su cerchiaristretta.it lasciando la tua email, ricevi a quel punto una sequenza di mail automatizzate che è stata composta da me già molti anni fa e di cui non nego assolutamente la paternità. E questa sequenza di mail è fatta seguendo le regole del marketing, cioè ti spiega cos'è Cerchia Ristretta, ti spiega i benefici che può aiutarti a realizzare e ti sprona a prendere una decisione, o sì o no, per evitare la costante tendenza umana di rimandare sempre nel futuro quello che si dovrebbe fare oggi. Quindi la domanda di Gianluca è giustamente: seguire le regole del marketing crea una contraddizione nella nostra vita di persone che cerchiamo di vivere secondo consapevolezza? E a me piace rispondere a questa domanda anche perché spero che la risposta possa aiutare altri che potrebbero trovarsi in dilemmi di questo genere. Allora, facciamo così, Gianluca, io anziché darti una risposta netta, io ti prometto di riflettere su ciò che mi hai scritto tu ed eventualmente prenderò in considerazione di riscrivere quella sequenza. Se e quando troverò il tempo di farlo, perché a questo punto anche il tempo è diventato un problema. Tu invece magari pensa a questi spunti di riflessione, così tutti e due ci guadagniamo da questa botta risposta. Allora, supponiamo che tu hai una figlia di 3 anni e la tratti come una dea, la riempi di sorrisi e di carezze e così via. E poi dopo di mestiere fai l'agente di commercio e lì esci fuori, vai in macchina, corri a 170 all'ora, cerchi di arrivare prima della concorrenza, devi arrivare prima della concorrenza, devi essere spietato, fra virgolette, cerchi di persuadere il cliente ad acquistare il tuo prodotto e non quello della concorrenza e gli fai anche un'offerta irresistibile in modo tale che possa decidere oggi, perché se dovesse dire ci penso domani, poi potrebbe passare il tuo concorrente. Allora la domanda è: sei la stessa persona che eri prima con la tua figlioletta di 3 anni o sei due persone diverse, no? Allora io credo, tutto questo per dire, che io credo che la flessibilità sia una di quelle doti umane importanti che ci permettono di muoverci in diversi ambiti della nostra vita seguendo le regole del gioco dei diversi ambiti. Cioè, se tu fai l'agente di commercio, sei libero di non fare l'agente di commercio, ma se tu lo fai è essenziale seguire le regole del gioco dell'agente di commercio, cioè arrivare prima della propria concorrenza, mettere insieme un'offerta irresistibile a cui si possa dire sì oggi anziché dire ci penso sopra e così via. Evidentemente le regole che devi seguire, le regole del gioco che segue colui che fa l'agente di commercio non saranno le stesse regole del gioco che segui quando nel tempo libero fa il volontario del pronto soccorso della Croce Rossa, per esempio, no? Sono regole del gioco diverse. Bisogna essere capaci di agire a livello di entrambe. E poi non facciamo gli ipocriti, non facciamo i lapidatori del prossimo, che noi siamo quelli virtuosi e diciamo agli altri: ah, ma non bisogna fare l'agente di commercio, che non bisogna, le banche imbrogliano, non bisogna lavorare in banca. Brutto e cattivo quelli che lavorano in banca. Tutti sappiamo che queste sono dichiarazioni bruttissime, che non hanno nessun senso. Tutti sappiamo che le strade della vita ci portano a fare qualcosa e che cambiare non è sempre desiderabile, non è sempre possibile. E anche cambiare significherebbe al giorno d'oggi trovarsi in mezzo alla strada, letteralmente senza poter più pagare il mutuo e senza più potersi pagare da mangiare. E quindi ci potrebbero essere delle eccezioni, ma quelle dipendono dalla coscienza individuale, da persona a persona. Io probabilmente preferirei strangolarmi piuttosto che fare l'esecutore per conto di Equitalia, personalmente. Però sappiamo benissimo che non si tratta di scelte facili. Oggi per me è facile parlare, ma se fossi un esecutore di Equitalia, probabilmente fra quello e letteralmente morire di fame, restare in mezzo a una strada senza lavoro, capisci? È facile parlare quando non si è in quella situazione. Quindi non facciamo i lapidatori del prossimo.
prossimo. Quindi, in ultima analisi, concentriamoci sulle nostre motivazioni, lasciamo perdere le motivazioni degli altri, perché quello che è coerenza per noi potrebbe non corrispondere a ciò che è coerenza per gli altri. Alla fin fine, però, la cosa più importante di tutte è che tutto ritorna al discorso della virtù, dell'autostima e della percezione che abbiamo di noi stessi. Per esempio, alcuni all'inizio, quando ho iniziato questo podcast, hanno detto: ah, Italo fa questo podcast soltanto per farsi pubblicità delle sue attività online, come cerchia ristretta e così via. Allora, quello che in realtà queste persone stanno dicendo è impossibile che Italo lo stia facendo per dare il proprio contributo per migliorare il mondo, no? E a sua volta quello che stanno dicendo è: io non potrei mai fare una cosa del genere, quindi mi sembra assurdo che lo stia facendo Italo. Chi giudica gli altri rivela sempre l'opinione che ha di se stesso. Fammelo ripetere. Chi giudica gli altri rivela sempre l'opinione che ha di se stesso. Questi sono così, giusto due spunti di riflessione. Non so neanche se ho risposto direttamente a Gianluca, magari ho un po' divagato, però penso possano essere spunti di riflessione utili. D'altronde ho già detto a Gianluca che mi ripropongo di ripensarci a quello che lui mi scrive. L'altra domanda a cui rispondo oggi è quella di Giacomo. Italo, veramente sei, anche se non lo vuoi, una guida per seguire i sani valori che ogni essere umano contiene dentro di sé, ma che coltiva molto poco nella propria esistenza, progredendo poco a dispetto di quanto l'anima vorrebbe. Mi è piaciuto veramente tanto la parte finale dell'episodio 5 e vorrei chiederti un consiglio. Sono un diciottenne che sta per finire la scuola superiore. Cosa posso fare per portare le persone ad avvicinarsi a questi valori e scoprire uno stile di vita alternativo? Oltre che ovviamente coltivarli dentro me nella vita di tutti i giorni? Andrei anche in giro, come si vede certa gente in Brasile, con le mega casse sopra la macchina con i tuoi podcast a tutto volume. Però mi sembra un po' troppo spinto e magari sortirebbe l'effetto opposto. In effetti siamo qui in Italia. Grazie di cuore per tutto questo. Grazie a te, Giacomo, per la tua domanda. Se stai per finire la scuola superiore, come scrivi, e se hai 18 anni, come scrivi, allora vuol dire che sei proprio come il terzo dei miei tre figli, il mio terzo figlio maschio. Anzi, ne approfitto. Ciao figliolo, un abbraccio grande. Perché io sono a Malta in questo momento e lui invece in Italia a preparare proprio gli esami. Però insomma ci rincontreremo presto. Quindi sta per finire, sei coetaneo di mio figlio e quindi do a te lo stesso consiglio che darei a lui. La cosa principale è impegnati a fare bene quello che stai facendo adesso, perché nessuno di noi si trova a fare quello che sta facendo per caso. Ognuno di noi ha un suo compito terreno, come dire. A prescindere da quello che può succedere intorno a noi, guerre mondiali, conflitti termonucleari, eccetera, eccetera, noi siamo qui non a caso perché abbiamo un compito terreno e quindi ti dico, Giacomo, se sei uno studente, fai lo studente per bene. Come dico, se sei una casalinga, fai la casalinga per bene, nel senso metti il meglio di te stesso in quella cosa per il beneficio tuo e delle persone che ti stanno intorno. Se sei un imprenditore, fallo per bene. Se sei un agente di commercio, fallo per bene. Sii di buon esempio per gli altri in quello che fai. Al tempo stesso, dovremmo sempre ricordarci che tutto quello che facciamo e che faremo è sempre temporaneo. Non c'è nessuna quantità di successo materiale che potrà esserci utile o ci potremo portare con noi il giorno in cui dovremo lasciare questa vita, no? La nostra priorità numero uno deve essere sempre quella di coltivare la nostra mente, coltivare il nostro cuore, guarda caso, la mente e il cuore, saggezza e amore. Le due ali senza le quali non possiamo volare. In quest'ordine, virtù, amore e saggezza. Se fai questo, se addestri la tua mente, se coltivi la tua mente in virtù, amore e saggezza, diventerai inevitabilmente un punto di riferimento per gli altri. Te lo prometto, Giacomo, è sicuro. Diventerai un rifugio per gli altri. Saranno gli altri a venire da te per cercare un tuo consiglio. Non avrai più bisogno di montare gli altoparlanti sulla macchina. Perché tutto comincia dal coltivare la propria mente e il proprio cuore. Ovviamente questo non toglie che potresti dire: ehi, ho ascoltato questa registrazione interessante, non ho ancora deciso se mi piace o meno, però, boh, ascoltala, penso che a te ti potrebbe interessare. Oppure un amico mi ha appena consigliato questo, non ho ancora fatto a tempo ad ascoltare, però penso che ti potrebbe interessare, bam, e gli passi la registrazione di questo podcast. Questo lo puoi sempre fare, però ricordati che la priorità è
Soprattutto attenzione, fare attenzione a non ricadere nell'estremo del predicatore, no? Colui che ha la verità in tasca, sa bene le cose come stanno e inizia a predicare e inizia a parlare di cospirazione, di complotti, anche quando ci sono gli amici, e gli amici invece vorrebbero in quel momento soltanto divertirsi e raccontare barzellette, e non è giusto affliggere gli altri con racconti di complotti. Dobbiamo sempre stare attenti a non ricadere nella sindrome del predicatore, che è orribile. Ok? Quindi detto questo, Giacomo, spero che ti possa essere utile. In bocca al lupo per il tuo esame e per tutto il resto, quello che verrà dopo. Le risorse consigliate questa settimana sono ci sono tre video, anzi quattro, perché uno è diviso in due parti. Ti raccomando di guardarle. Uno in realtà non è un video, sono tre video. C'è l'immagine del grande sigillo degli Stati Uniti, così come riportato sul biglietto del dollaro, sulla banconota del dollaro. Ci sono questi due video sulla misteriose vicende che circondano i murales dell'aeroporto di Denver, e c'è un bellissimo video, il più bello di tutti che abbia mai postato fino ad ora, è di Eduardo, che ringrazio. È un bellissimo video sull'importanza della generosità e l'importanza della gentilezza. Non te lo perdere perché è bellissimo. Finisce così il settimo episodio di Tempo di Cambiare. Iscriviti alla mailing list così che ti possa avvisare se ci sono cambiamenti di programma, nuove puntate o puntate soppresse per cause di forza maggiore e così via. Passa parola se pensi che altri possano trovarlo interessante. Se sei un blogger, linkaci, il nostro indirizzo è www.tempodicambiare.it. Fallo ascoltare amici che pensi possano essere interessati. Ciao da Italo, ti auguro di essere felice in questa prossima settimana. Noi, come sempre, ci sentiamo giovedì prossimo.